dell'Open Day, no? Sì. Di Chrome. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questo secondo evento di orientamento che organizziamo per le scuole superiori. Il mio nome è Alessandro Chiuso e un po' farò da moderatore in questa giornata. Vi dico solo due parole su come sarà strutturato l'evento, in particolare. Come avete già visto nel volantino che vi è stato distribuito, avremo una presentazione di 45 minuti generale del Dipartimento e dei corsi di laurea triennali del nostro, offerti nell'ambito del nostro Dipartimento, a cui seguirà una sessione di circa 45 minuti dove voi potrete fare delle domande e saremo qui per rispondere. A questo seguirà un'altra ora e un quarto circa di presentazione delle cinque aree principali del nostro dipartimento, accompagnata alla presentazione delle lauree magistrali, quindi quello che eventualmente voi farete nel proseguo dei vostri studi, come vi spiegheremo oggi. E poi ancora un'altra mezz'oretta per fare delle altre domande se ne avrete bisogno. Lascio la parola al professor Giovanni Sparacino, il vice direttore del nostro dipartimento, che vi dirà due parole di benvenuto. Grazie, grazie, professor Chiuso. Vabbè, insomma, benvenuti anche se virtualmente al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, quello che noi chiamiamo DEI, e qui forse c'è una cosa curiosa ma anche paradigmatica. DEI originariamente stava per Dipartimento di Elettronica e Informatica, è il nome che è stato usato dall'87 al 2002 per un Dipartimento Elettronica e Informatica che nasceva dall'Istituto di elettronica ed elettrotecnica. E nel 2002 abbiamo cambiato nome, ma questo è paradigmatico perché vi dà proprio l'idea concreta che la scienza evolve molto rapidamente e quindi questo stesso dipartimento ne è la dimostrazione. Dopo 15 anni aveva già cambiato nome due volte. Cos'è un dipartimento? Un dipartimento è qualcosa che in università rappresenta un centro di competenze per la didattica e per la ricerca, per noi questo centro di competenze è appunto quello dell'ingegneria dell'informazione. Il DEI è uno dei dipartimenti più grandi dell'Ateneo di Padova, sono 32 dipartimenti a Padova, noi siamo uno dei più grandi, ci lavorano circa 300 persone, 100 docenti, 40 tecnici amministrativi, una sessantina di postdoc e un centinaio di dottori di ricerca. Per quello che riguarda la didattica, siamo sede delle quattro lauree triennali Informazione, biomedica, elettronica e informatica che vedrete presentate oggi assieme a sei lauree magistrali, bioingegneria, Control Systems Engineering, Computer Science, elettronica e ICT for Multimedia and Internet e Cyber Security che vedrete pure accennate nella seconda parte della presentazione di oggi. Dicevamo, centro di competenze per didattica e per ricerca. Per la ricerca siamo sede di più di 30 laboratori in cui quelli che voi vedete principalmente come professori svolgono in realtà quotidianamente attività di ricerca, che se volete diciamo è la seconda missione dopo la prima missione che è quella di insegnare, e la terza missione è l'attività di trasferimento tecnologico sul territorio verso le imprese. Ecco, il DEI eccelle in quanto a ricerca, è stato inserito nel 2018 tra i 180 dipartimenti di eccellenza in Italia e quindi vedrete dalle 17 in poi, in particolar modo, un piccolissimo saggio delle attività di ricerca che vengono svolte al DEI. L'attività di ricerca perché è importante anche per uno studente? Perché avere dei docenti che svolgono attività di ricerca di frontiera rappresenta un punto di forza nella didattica, evidentemente, perché gli vengono insegnate le metodologie che sono alla frontiera della conoscenza stessa. Questo è importante in un mercato che ormai nel 2021 è estremamente competitivo e credo che la pandemia stessa, quando la supereremo, avvicinerà ancora di più i confini tra professionisti anche, per cui il vostro termine di confronto non saranno certamente i colleghi dell'Emilia-Romagna o della Puglia, ma saranno più probabilmente i vostri coetanei europei, americani, coreani, cinesi, ecco. Quindi, al di là del fatto che insomma, possiate scegliere ingegneria piuttosto che scienze, chimica, giurisprudenza, questa è una cosa su cui vi invito a riflettere, ecco, il fatto di addestrarvi in una scuola in cui i contenuti che vi vengono dati sono realmente stato dell'arte
e alla frontiera della conoscenza. Il diploma di laurea in qualche modo rappresenta l'emblema di competenze che devono essere sostanziali, non deve essere certamente un pezzo di carta. Quello che vi faranno vedere i miei colleghi a volte vi potrà sembrare complesso, difficile. In effetti molti problemi ingegneristici sono complessi, altrimenti verrebbero risolti dalle macchine. L'ingegnere, come dice la parola, è qualcuno che deve sapersi ingegnare per risolvere i problemi che tipicamente presentano sempre delle novità. Il grosso bagaglio che vi daremo in questi corsi di laurea è quello della capacità di analizzare, pensare e appunto ingegnarsi. Questo è quello che poi vi rimarrà per tutta la professione. Una cosa che dico ogni volta che mi viene dato, diciamo, il compito di fare questo saluto è che l'università rappresenta una palestra ideale per imparare, e imparare è diciamo possibile a certe età, non a altre. Sappiate che il numero massimo di connessioni neurali del vostro cervello lo avete a 4 anni di età. Ecco, pensate a cosa imparate a fare nei primissimi anni di età. All'età vostra siete già insomma in fase calante, ecco, non vorrei deprimervi, però per dire che diciamo dovete guardare anche l'università come un'occasione di imparare delle cose che difficilmente potreste imparare dopo. Ecco, questo è un incontro di orientamento, noi siamo al vostro servizio oggi per presentarvi questi corsi di laurea. È importante che fruiate in maniera completa di questo incontro di orientamento e anche di altri che vengono offerti da altri dipartimenti, in maniera tale che possiate identificare nel modo migliore il vostro talento e poi in qualche modo svolgere nel modo più efficace e di maggiore soddisfazione possibile i vostri studi, per i quali vi auguro fin d'ora in bocca al lupo. Cedo adesso la parola alla professoressa Maria Elena Walker, che farà una presentazione del dipartimento e dei corsi di laurea di primo livello offerti dal dipartimento. Prego, professoressa Walker. Grazie mille. Aspettate che condivido la presentazione. Vediamo se riesco a mettere in modalità intera. Ok, perfetto. Bene, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Elena Walker, come ha già annunciato il collega professor Sparaccino, e sono professore al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione. Io sono laureata in Ingegneria Elettronica, ma mi occupo di automatica. L'elettronica e l'automatica, come vedremo tra breve, sono due delle aree dell'ingegneria dell'informazione. Infatti il mio primo obiettivo sarebbe un attimo dare un'idea di che cos'è l'ingegneria dell'informazione, qualcosa che magari non è, come dire, probabilmente chiaro a tutti. Si sa che ci sono delle tematiche interne che sono magari abbastanza comuni, abbastanza note, quale ad esempio, non so, l'informatica o l'elettronica. Magari altre aree sono un po' più sconosciute e vorrei dare una percezione più possibile corretta, anche perché poi capita ogni tanto qualcuno che pensi che l'ingegneria dell'informazione sia collegata in qualche modo all'attività di giornalismo o alla manipolazione o all'elaborazione delle informazioni in quel senso, quindi siamo ben lontani. Allora, quello che cercherò di fare, è appunto dare un'idea di cosa sia l'informazione, di cosa sia l'ingegneria dell'informazione e illustrarvi l'offerta formativa del nostro dipartimento, del DEI, a livello di triennale. Poi i miei colleghi riusciranno a darvi un po' più di prospettiva illustrando quelle che sono invece le aree di ricerca e conseguentemente le lauree magistrali che vengono offerte dal nostro dipartimento. Allora, quando si parla di età dell'informazione, information age, stiamo parlando appunto dell'era che è partita in un certo qual modo, un po' prima magari, ma diciamo che sicuramente caratterizza il XXI secolo. In un certo qual modo, se pensiamo ad altre ere che sono state classificate, questo è stato dato un nome per contraddistinguerle, tipo l'età della pietra, del bronzo, del ferro, l'età delle macchine, in un certo qual modo il nome appunto pietra, bronzo, ferro, macchine eccetera eccetera rappresentavano in un certo qual modo l'elemento qualificante, quello che ha caratterizzato l'era e ne ha condizionato, determinato lo sviluppo e quindi l'evoluzione sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista sociale. Beh, al giorno d'oggi quello che condiziona fortemente l'evoluzione, lo sviluppo tecnico e anche l'evoluzione della civiltà è proprio l'informazione. Ma che cos'è l'informazione? Allora, quello di informazione è un concetto difficile da descrivere a parole, ci ho provato più volte, ma diciamo tutte le idee che mi sono venute sono in realtà delle semplici parafrasi del concetto di informazione, ma credo che il concetto di informazione sia un po' chiaro a tutti noi da un punto di vista intuitivo, è un qualcosa in di più che appunto dei dati
quello che cambia proprio è la forma, ma qualcosa che aggiunge alla conoscenza rispetto a quello che sia prima. Allora l'informazione può essere in tante forme, può essere il contenuto di un libro, le iscrizioni su una stele, come ad esempio quella di Rosetta, il contenuto in dati che è all'interno di un portatile, o immagini, suoni, video, ma forse una, diciamo, come dire, un'idea di informazione che è, poteva essere un po' più lontano da quello che vi sarebbe venuto in mente sfogando la vostra fantasia, il contenuto genetico che è contenuto nel genoma è informazione. In generale, l'obiettivo dell'ingegnere dell'informazione è proprio quello di trovare, diciamo, delle metodologie per acquisire, gestire, elaborare e utilizzare per vari impieghi, per varie finalità, l'informazione, con ovviamente delle tecniche di elaborazione specifiche che, diciamo, dipenderanno poi dal modo in cui l'informazione viene codificata e disponibile, ma che hanno dietro degli strumenti metodologici che sono quelle che noi cerchiamo di insegnare a sviluppare. Quindi c'è dietro un background matematico, tecnico, fisico che in realtà rimane comune e che permette appunto in maniera molto versatile all'ingegnere dell'informazione di adattare queste conoscenze per lo specifico contesto, per lo specifico segnale di informazione che va appunto acquisito e elaborato e così via. Allora cerchiamo di fare un paio di esempi che sono parte del background comune e che quindi potrebbero, diciamo, come dire, far suonare qualche campanello. Allora, questa qui è l'immagine di una macchina che definire del futuro è un po', come dire, anacronistico. Allora, questa qui è una macchina, mi sono informata, è una DeLorean. Allora, è una macchina coupé, diciamo, con sportiva, che è stata prodotta negli Stati Uniti soltanto per 3 anni, nel 1981-1983. In realtà, nonostante sia una macchina che ha avuto storicamente una vita abbastanza breve, una macchina molto famosa. Ora, so che per voi sto parlando più o meno del Paleolitico superiore, ma in realtà questa era la macchina del film Ritorno al futuro, che all'epoca sembrava ovviamente qualcosa di molto futuristico. Al giorno d'oggi, secondo me, ci siamo andati anche oltre per certi aspetti. Allora, la cosa interessante di questa macchina è che è una macchina, ovviamente dal punto di vista meccanico, strutturale, anche dei materiali che vengono impiegati, estremamente vecchia. Non di meno, questa macchina è stata praticamente una specie di esperimento, di cavia degli ingegneri dell'Università di Stanford, che l'hanno chiamata Marty come protagonista del film, e questa macchina sostanzialmente è stata dotata di una serie di apparecchiature per, diciamo, da sensori, attuatori, elaborazione dei segnali, un computer di bordo, eccetera, eccetera, talmente avanzati che ha reso una macchina di 40 anni una macchina al top dal punto di vista delle prestazioni. Infatti questa macchina, e se fate una ricerca online mettendo delle parole chiave come Marty, DeLorean o Stanford, trovate un interessantissimo video in cui vedete questa macchinina, neanche tanto piccola in realtà, che corre all'interno di una pista lunga 1 chilometro con delle curve terrificanti, andando praticamente completamente in derrapata e mantenendo un'aderenza al terreno incredibile con una precisione che neanche un pilota professionista. Quindi questo cosa ci dice? Ci dice che anche magari ci fanno anche pubblicità al giorno d'oggi di come rendere in un certo qual modo up to date dal punto di vista tecnologico macchine molto, molto vecchie, come la parte della tecnologia, dell'ingegneria, dell'informazione riesca su una struttura meccanica anche vecchia a dare delle funzionalità che sono diciamo a livello di cutting edge, cioè quel massimo che avete della tecnologia al giorno d'oggi. L'auto del futuro, infatti, diciamo, non è più soltanto una macchina che è molto performante dal punto di vista, non so, dell'aerodinamica, dei consumi, eccetera, eccetera, ma anche tutta una serie di caratteristiche che ovviamente cambiano con la classe e, diciamo, quindi anche col costo della macchina, ma che mirano ad obiettivi un po' più ambiziosi. Innanzitutto, e questo vale per esempio per la macchina DeLorean di cui vi ho parlato prima, c'è tutto l'aspetto della guida autonoma, cioè il fatto di diciamo, dotare una macchina di un computer di bordo che le permetta, attraverso una serie di sensori, di acquisire delle immagini, possono essere sensori video, quindi videocamere, stiamo parlando di radar, stiamo parlando di sensori di prossimità di vario tipo, di come dire, ottimizzare il percorso, evitare gli ostacoli e seguire certe indicazioni di cammino, insomma, per esempio con un controllo della velocità, un controllo della frenata e così via. Ma ci sono anche molti altri aspetti, quali per esempio gli aspetti che riguardano la sicurezza attiva. Su questo, diciamo, l'ingegneria dell'informazione ha dato dei contributi notevoli. Se pensate a una macchina, diciamo, abbastanza avanzata,
insomma, anche macchine di media categoria, dentro avete l'ABS, avete l'Electronic Power Steering, avete l'Electronic Stability Program, alcune macchine hanno il parcheggio assistito, addirittura il parcheggio indipendente, appunto voi date il comando e la macchina si parcheggia da sola grazie a una serie di videocamere. In una maniera, ho provato sulla macchina di mio cugino, una cosa che dà commozione, cosa si è riusciti a fare, diciamo, dal punto di vista tecnologico grazie a queste scoperte, a questi strumenti. Ma c'è anche tutto un aspetto di connettività e multimedialità, per cui spesso c'è un computer di bordo, spesso c'è una connessione Bluetooth, per cui il vostro telefono si può collegare al computer di bordo, quindi voi potete ascoltarvi la vostra playlist preferita, vengono deviate le chiamate, eccetera, eccetera, oppure, non so, il collegamento satellitare, questo per permettere in un certo qual modo di far intervenire, per esempio, non so, il carro attrezzi in condizioni di emergenza, chiamare la vostra assicurazione e così via. Infatti, diciamo, tutti questi aspetti che una volta erano, diciamo, come dire, piccoli dettagli minoritari nella struttura complessiva, invece stanno diventando sempre più rilevanti, tanto che si prospetta che a una decina d'anni da oggi il 50% del valore di un'auto sarà imputabile alle tecnologie dell'informazione. Cioè, sicuramente ci sono costi di, diciamo, di materiali per renderli più aerodinamici, più leggeri, per migliorare la struttura, per ridurre i consumi, ma c'è una grossissima parte che appunto mira a quegli obiettivi che vi ho illustrato prima, tipo guida autonoma, sicurezza attiva, connettività e multimedialità. Quindi, di nuovo, queste sono altre due figure che illustrano grosso modo questi concetti che vi ho detto. Poi l'obiettivo di lungo termine sarebbe anche quello non solo di avere una connessione in rete da parte della macchina, ma anche di una connessione tra diversi veicoli, in modo tale da che si possano parlare. Un altro contesto che a mio avviso è molto interessante per andare a illustrare in che modo la tecnologia dell'ingegneria dell'informazione, come dire, trova applicazione, e come vedremo nel seguito, l'ingegneria dell'informazione è fatta di varie anime che in un certo qual modo sono estremamente legate tra di loro e interagiscono tutte assieme per portare a questi risultati abbastanza, secondo me, strabilianti. Allora, pensiamo un attimo al settore dello smart healthcare. Allora, al giorno d'oggi si parla di wearable devices o implantable devices. Vediamo un attimo cosa sono i wearable devices, cioè i dispositivi indossabili. Allora, un esempio molto, come dire, alla portata di tutti, molto intuitivo, è questo che viene illustrato qui da un smartwatch o un Apple Watch o ad esempio anche un Fitbit, che sono quelli che servono unicamente per, come dire, per valutare in un certo qual modo le vostre prestazioni ginniche. Allora, questi dispositivi al giorno d'oggi hanno delle funzioni veramente significative. Ad esempio, l'Apple Watch c'ha il controllo del battito cardiaco, vabbè, il consumo delle calorie, ma quello può essere più vezzoso, ma vi controlla anche il livello di ossigenazione del sangue. Inoltre potete installare anche delle funzioni che essenzialmente vi fanno un monitoraggio se, vabbè, è chiaro che alla vostra età questo non è un problema che vi ponete, ma mettiamola in prospettiva, insomma, intendo a dire su tutta la popolazione, vi possono fare il monitoraggio del battito cardiaco per, come dire, evidenziare e preallertarvi nell'eventualità di, come dire, aritmie serie che possono portare ad esempio a un possibile attacco cardiaco o fenomeni di fibrillazione. E questa cosa qui, vi rendete conto, in alcuni casi appunto orologi di questo tipo hanno salvato la vita a persone che appunto hanno iniziato ad avere le prime irregolarità, sono delle cose straordinarie, cioè non sono dei soli giocattoli che danno delle simpatiche opzioni all'attività di tutti i giorni. Ma andando un po' oltre a questi dispositivi qui, c'è tutta una serie di dispositivi che uno può indossare e questi dispositivi sono veramente, come dire, la coniugazione di tutta una serie di expertise che vengono sviluppate all'interno dell'ingegneria dell'informazione. Stiamo parlando dell'elettronica, per tutta la parte appunto del dispositivo fisico, stiamo parlando dell'informatica per tutta la parte degli algoritmi che ci stanno dietro, ma anche dell'automatica per tutta la parte di controllo, cioè dell'utilizzo dei dati per poi seguire delle azioni, tutta la parte di comunicazione che appunto riguarda le telecomunicazioni e come pure ovviamente primariamente la parte biomedica che sta dietro poi a tutti i meccanismi fisiologici su cui diciamo lo strumento per acquisire i dati si basa. Ma ci sono altre cose molto interessanti, quali appunto questi, come vedete in queste fotografie, questi dispositivi impiantabili sottocutanei che possono essere utilizzati per fare il monitoraggio di alcuni segnali o di alcune, insomma, di alcune informazioni
sui parametri vitali di una persona, che ovviamente in questo caso vengono fatti soltanto a fronte di specifiche patologie. E un esempio significativo è rappresentato dal pancreas artificiale. Voi vedete qua grosso modo la struttura di funzionamento, quindi vedete che c'è un sensore di glucosio che a campione acquisisce dei dati sul livello della glicemia nel sangue, trasmette a un dispositivo esterno che elabora, quindi elabora i dati, attraverso un algoritmo di controllo produce dei segnali di controllo, questi segnali di controllo vengono ritrasmessi a una pompa di insulina che rilascia la quantità di insulina necessaria sulla base delle misure di glicemia che sono state fatte. Questo veramente è un esempio che mette in un certo qual modo in luce tutte le aree, perché qui c'è dentro la bioingegneria, ci sta l'elettronica, l'informatica, l'automatica, le telecomunicazioni, le cinque aree che fanno parte dell'ingegneria dell'informazione. Come vi dicevo, queste sono infatti le nostre aree e abbiamo anche lauree triennali e magistrali con nomi collegati. Ovviamente per quanto riguarda l'area della bioingegneria abbiamo una laurea triennale in ingegneria biomedica e una laurea magistrale in bioingegneria, l'informatica una laurea triennale in informatica e una laurea magistrale in computer engineering, l'automazione ha una laurea magistrale in control system engineering, l'elettronica una laurea triennale e magistrale omonime, le telecomunicazioni hanno una laurea magistrale in ICT for Internet and Multimedia. Vi faccio notare che appunto tre delle nostre lauree magistrali sono interamente in lingua inglese e le altre due sono per buona parte in lingua inglese. Quindi, diciamo, alla base dell'ingegneria dell'informazione ci sono appunto discipline differenti ma che agiscono in maniera sinergica, e questo è uno dei motivi per cui veramente lo dico con grossa convinzione, continuare a mantenere in un certo qual modo il vostro spettro, la vostra formazione, i vostri interessi ampi all'interno dell'ingegneria dell'informazione, a mio avviso vi daranno sicuramente, se scegliete di seguire questo percorso, una marcia in più, perché diciamo a 20 anni, 30 anni da adesso il mondo del lavoro e il mondo della tecnologia anche in quest'ambito dell'informazione avrà delle evoluzioni così significative che avere uno spettro ampio di competenze, di poter, come dire, utilizzare conoscenze dell'una per andare a risolvere problemi nell'altra, vi darà assolutamente una marcia in più e delle capacità di competitive sul mercato del lavoro che sono irrinunciabili. Vediamo un attimo qual è il percorso universitario, così mi focalizzerò poi dopo sulle lauree. Allora, voi, questo ovviamente non è una cosa dell'ingegneria dell'informazione, ma è una cosa di tutti, voi avete una laurea triennale, appunto, che dura 3 anni, a cui alla fine della quale potete scegliere di entrare nel mondo del lavoro o di accedere a una laurea magistrale della durata di 2 anni. A partire da questa poi si accede di nuovo al mondo del lavoro o al dottorato di ricerca che dura 3 anni. Poi in seguito vi farò vedere anche delle statistiche che vi danno un'idea di come si distribuiscono i flussi degli studenti, cioè cosa scelgono di fare gli studenti alla fine dopo i 3 anni della triennale, dopo i 2 anni della magistrale e così via. Vi dicevo, le lauree triennali che vi illustrerò, diciamo in tempi ragionevoli, visto che comunque appunto per dire tante cose diciamo su tanti oggetti si bisogna essere poi un po' cercare di essere un po' concise in alcuni dettagli, ma vi rimando alle pagine web del nostro dipartimento dove trovate tutte le informazioni dettagliate, o se no ci contattate. Poi abbiamo comunque dopo questa presentazione una fase di Q&A's, cioè di domande e risposte, e quindi ci fa piacere se ci fate delle domande specifiche. Allora, le lauree triennali sono 4: la laurea in ingegneria biomedica, la laurea in ingegneria elettronica, la laurea in ingegneria informatica e la laurea di ingegneria dell'informazione. Allora, vediamo un attimo che cosa le accomuna e poi vedremo cosa le diversifica. Allora, sono tutte lauree di alto livello e tutte che garantiscono una solida formazione. E ognuno di noi è convinto che magari, anche se può avere una particolare predilezione per un'area rispetto a un'altra, tutte le aree dell'informazione sono importanti. È impossibile avere un ingegnere di successo che sa un'unica cosa in quest'ambito. L'interdisciplinarità dà veramente un valore aggiunto alla vostra preparazione e su questo noi puntiamo. Per cui, come vedrete in seguito, delle 4 lauree ce ne sono 3 che sono sempre interdisciplinari ma un po' più orientate su una disciplina specifica, appunto l'informatica, l'elettronica, la biomedica, e una che dichiaratamente nasce interdisciplinare e mantiene questo schema, diciamo, fino alla fine del secondo anno. Ma tutte sono interdisciplinari, tutte garantiscono ottime prospettive occupazionali
e sulla base di questo offrono delle attività pratiche di laboratorio che vi danno anche delle capacità che poi potete utilizzare se decidete di entrare nel mondo del lavoro, però attenzione, tutte hanno anche un buon valore metodologico, anzi un ottimo valore metodologico direi io, per cui alla fine vi permettono un accesso alle nostre magistrali con un background di molto, molto completo e senza nessun problema. Ecco. E come dicevo prima, non sarò in grado di dare probabilmente tutte le informazioni che volete, ma cercheremo di sopperire durante la fase delle domande e se no, voi appunto o utilizzando questo QR code o facendo semplicemente utilizzando Google e cercando Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione UNIPD troverete molte altre informazioni e siamo sempre a disposizione. Allora, innanzitutto cerco di darvi l'entusiasmo per l'area, che l'entusiasmo che sento, quindi non devo neanche impegnarmi tanto, ma vorrei anche darvi alcuni caveat. È importantissimo e secondo me è importantissimo nella vita trovare un lavoro bellissimo, però in un certo qual modo se uno pensa sarebbe bellissimo fare, non so, ad esempio l'ingegnere biomedico, si deve però anche ricordare che in un certo qual modo c'è un cammino che porta a questa meta, quindi è importante fare un lavoro di grossa soddisfazione perché vi occuperà, e questo veramente vorrei darvi un messaggio, che la cosa più importante che potete fare nella vita è trovarvi un lavoro che vi piaccia tanto, perché alla fine passerete molto più tempo a lavorare che a fare tutte le altre cose, e quindi alzarsi la mattina con il sorriso perché andate a lavorare, ma quello che state facendo vi dà soddisfazione, vi fa sentire bene, vi fa sentire realizzati, è una delle cose più importanti che potete conseguire come obiettivo. Però dicevo, al di là di quella che è la meta, c'è un cammino. Il cammino dell'ingegneria, in particolar modo, se volete, quella dell'informazione, passa attraverso lo studio di materie di base che sono veramente importanti perché vi costruiscono le fondamenta di tutte le competenze tecniche poi specifiche della specifica area di cui vi occuperete. Quindi le lauree del DEI sono basate fondamentalmente sulla matematica, la fisica e in grossa parte anche dell'informatica, e quindi è fondamentale, e mi auguro che se siete qui un po' di passione per queste tre discipline ce l'abbiate, o almeno per una di loro, in certo qual modo, che consideriate lo studio di queste discipline qualcosa di piacevole, avvincente, non come una specie di medicina amara. Ecco, insomma, questa è la cosa fondamentale. Allora, sulla base proprio di quella che è, sulle idee che ho cercato di comunicarvi, cioè l'importanza di costruire una statua con delle gambe di marmo forti, non con delle gambe di argilla, e anche con l'obiettivo di mantenere la multidisciplinarità, ogni corso di laurea ha degli insegnamenti di base, degli insegnamenti specifici, tra cui vedrete comunque sempre un ventaglio ampio, perché tutte le lauree cercano di, anche se sono tematiche, di mantenere esami delle altre aree, in un certo qual modo. Cioè, ad esempio, per farvi un esempio pratico, nella laurea in ingegneria elettronica troverete esami di automatica, troverete esami di informatica, trovate esami di telecomunicazioni, perché, come ribadisco, ognuno di noi pensa che le altre discipline siano fondamentali nella preparazione e nella formazione di un ingegnere della nostra area. E poi troverete tutta una serie di insegnamenti a scelta, ovviamente molto orientati a seconda della specifica laurea, e sono appunto a vostro gusto, molto spesso accompagnati da dei laboratori che mirano a farvi ottenere delle capacità tecniche che vengono utilizzate poi nel mondo del lavoro, ma che sono anche sfruttabili poi benissimo a livello della magistrale. Allora, vediamo un attimo la prima laurea, che è quella in ingegneria biomedica. Allora, la laurea in ingegneria biomedica mira a sviluppare, a portare lo studente che si laurea in ingegneria biomedica ad essere un professionista che è in grado, di applicare quelle che sono le tipiche tecnologie dell'ingegneria. In realtà volevo dire dell'ingegneria dell'informazione, ma questa in realtà è anche una laurea interclasse, quindi ci sono sia competenze dell'ingegneria dell'informazione che dell'ingegneria industriale, e quindi di sviluppare le queste metodologie, le conoscenze e tipiche dell'ingegneria a problemi di interesse biologico e medico. Quindi una volta che uno consegue una laurea in ingegneria biomedica, è naturale che possa andare a lavorare in industrie del settore biomedico per la progettazione di apparecchiature mediche, ovviamente per anche lo studio di materiali per protesi o per diagnosi, o strumentazione per diagnostica e così via,
o ambiti di lavoro sono anche rappresentati dalle industrie del settore farmaceutico o per servizi di ingegneria clinica e così via. Scusate, che, ecco. Questo qui, diciamo, questa tabella cerca di darvi un'idea di quelle che sono appunto le discipline di base, le materie di base che vengono affrontate, che sono obbligatorie all'interno del corso di laurea in ingegneria biomedica, l'indicazione di quelle che sono specifiche dello specifico corso di laurea e quelle che sono invece i corsi che sono a scelta. Come vi dicevo prima, tra le materie di base trovate, diciamo, queste fondamenta di marmo che stiamo cercando di mettere, cioè l'analisi matematica 1, l'algebra lineare, la geometria, 2 esami di fisica, i fondamenti di informatica e un esame di fondamenti di analisi matematica e probabilità, che in altri corsi di laurea verrà coniugato in maniera un po' diversa, ma trovate tra le materie di base due cose che sono tipiche del, diciamo, che sono, come non direi tipiche dell'ingegneria, ma sono fondamentali per l'ingegnere biomedico, cioè la chimica, come pure biologia, anatomia e fisiologia. Per quanto riguarda gli esami specifici, voi vedete come vi dicevo prima, che ci sono esami che in un certo qual modo coprono le altre discipline, le altre aree dell'ingegneria di informazioni, quali ad esempio i fondamenti di elettronica, i fondamenti di automatica. Trovate segnali sistemi, che è veramente un esame, a mio avviso, fondamentale all'interno dell'ingegneria di informazione, perché l'esame che vi pone le fondamenta di quella che è tutto il lessico dell'elaborazione dei segnali che nell'ambito dell'ingegneria di informazione è prevalente e fondante. Poi avete anche la teoria dei circuiti, che è essenzialmente quella che forse la conoscete anche come elettrotecnica, e poi avete degli esami che sono specifici per chi è interessato ovviamente nel settore bioingegneristico, cioè i biomateriali, l'ingegneria dei sistemi biologici, la biomeccanica e così via. E poi tutta una serie di esami a scelta molto interessanti, l'elaborazione dei segnali biomedici, l'informatica medica, la bioingegneria del movimento. Vedete dove trovate gli asterischi, si tratta tutti di insegnamenti con laboratori, avete anche la possibilità di fare il tirocinio. Passiamo ora alla laurea in ingegneria elettronica. Allora, la laurea in ingegneria elettronica ha come obiettivo quello di formare un laureato che possa essere un progettista, un tecnico elettronico che trova lavoro in ambiti differenti, quali ad esempio la supervisione e la realizzazione di sistemi elettronici, o la scelta delle migliori tecnologie di cui valutare qualità, affidabilità, prestazioni, quindi l'appropriatezza per lo specifico contesto, per lo specifico progetto che si sta affrontando. E gli ambiti di lavoro di un ingegnere elettronico triennale sono le aziende che si occupano di problematiche differenti che vanno dall'efficienza energetica al fotovoltaico, la trasmissione wireless, gli automotive, eccetera, eccetera, le smart grids e così via. Anche in questo caso, come vedete, nelle materie di base abbiamo messo praticamente in colore, un po' scolorito, quelle che sono comuni a tutti per dare un po' quelle che invece sono più specifiche, e quindi avete dati algoritmi e fondamenti di analisi matematica e probabilità. Vedete nella colonna degli esami specifici, vi ritrovate fondamenti di elettronica, fondamenti di comunicazione e fondamenti di automatica. Di nuovo c'è un occhio di interesse per le altre aree delle informazioni, ma anche argomenti specifici dell'elettronica, quali ad esempio l'elettronica industriale, la programmazione guidata ai dispositivi e la strumentazione elettronica. E poi un ampio numero di esami di laboratorio, questi vedete tutti in cui è scelta, tra cui il laboratorio di elettronica, elettronica di potenza, laboratorio di automazione industriale e così via. Anche in questo caso avete la possibilità di fare il tirocinio se siete interessati. Abbiamo poi la laurea in ingegneria informatica. Credo che la figura di ingegnere informatico sia quella che forse è più parte del background comune. Mi preme in un certo qual modo evidenziare come appunto rispetto all'informatica, che si occupa forse più della parte algoritmica, qui abbiamo ingegneria informatica, quindi c'è la coniugazione di tutta la parte di algoritmi con tutta la parte di progettazione, ingegnerizzazione e gestione in un certo qual modo poi dei sistemi, dei servizi informatici. Infatti sono questi gli ambiti di lavoro in cui un ingegnere informatico triennale può trovare appunto impiego, occupandosi o di basi di dati, sistemi informativi, di sistemi embed, dispositivi mobili,
ma anche di praticamente dell'ottimizzazione, la pianificazione, tutta la parte logistica della produzione e dei processi industriali. Vediamo un attimo il manifesto e quali sono le caratteristiche principali. Di nuovo è stato nelle materie di base, vedete in, diciamo, con un grigio chiaro quegli esami che sono comuni anche alle altre lauree, su questo tornerò. E poi vedete degli esami più specifici, quali per esempio il laboratorio di programmazione, l'architettura dei laboratori, dati algoritmi 1, e poi abbiamo qua fondamenti di analisi matematica e probabilità. Poi negli specifici, di nuovo, vedete controlli automatici, fondamentale dell'automatica, l'elettronica, le telecomunicazioni, quindi di nuovo esami fondanti delle aree limitrofe e poi tutti gli esami che sono specifici dell'informatica, quindi base di dati, sistemi operativi, reti di calcolatori, ingegneria del software e una serie di esami a scelta, tra cui gli algoritmi per l'ingegneria, intelligenza artificiale e programmazione dei sistemi embedded, che appunto sono, diciamo, quasi tutti con laboratorio. Veniamo adesso alla laurea ingegneria in informazione. Allora devo dire che con questa la descrivo con un po' più di pathos, perché sono stata presidente fino allo scorso anno della laurea ingegneria in informazione. La laurea ingegneria in informazione è quella un po' più trasversale, nel senso che se tutte le lauree mirano a coniugare le varie discipline, le varie anime dell'ingegneria dell'informazione, magari mettendo un po' più enfasi su una, questa in realtà ha proprio l'obiettivo di rimanere per i primi due anni estremamente trasversale, cioè facendovi conoscere le cinque anime dell'ingegneria dell'informazione in maniera ampia e invece permettendo al terzo anno lo studente o di continuare permettendo un'ampia scelta, quindi una scelta che è maggiore di quella degli altri corsi di laurea in termini di crediti che sono a vostra scelta libera, o di continuare a mantenere, come dire, questa visione trasversale o di focalizzare su una o due, o insomma anche tre, quello che si preferisce, discipline che sono quelle che vi sono piaciute di più concettualmente. Questa è una laurea che va bene sia per entrare poi nel mondo del lavoro, sia va bene ovviamente per proseguire con la laurea magistrale e diciamo è quella che in un certo qual modo ha un curriculum un po' più ad ampio spettro e vi permette di entrare nel, come tutte le altre, per l'amor di Dio, tutte le altre permettono l'accesso alla magistrale senza vincoli, ma in un certo qual modo vi permette di ritardare la scelta di quella che è, come dire, l'anima dell'ingegneria di informazione che vi è più consona. Cosa molto interessante, da quest'anno la laurea avrà un secondo curriculum interamente in lingua inglese. Quindi se uno ha il piacere di iniziare a affrontare la lingua inglese, ve lo dico nell'ambito dell'ingegneria, questa è una scelta che si tratta solo di quando, ma prima o poi, come dicevo, tutte le lauree magistrali sono o interamente in lingua inglese o buona parte in lingua inglese e il fatto di essere in grado di, come dire, aver il controllo della lingua inglese sia in scritta che parlata rappresenta un grandissimo e oramai irrinunciabile elemento del curriculum di un ingegnere al giorno d'oggi, quindi se uno vuole cominciare a mettersi alla prova sin dal primo anno della laurea triennale, appunto questo curriculum è interamente in inglese. Brevemente abbiamo queste materie di base, queste le vedete che sono essenzialmente quelle di prima, poi abbiamo fondamenti di informatica, dati algoritmi 1, sistemi digitali, questo è un esame specifico della laurea ingegneria informazione, anche se in realtà elettronica ne è una versione molto simile. Poi abbiamo qui, come vedete, avete un pochettino di più, leggermente un po' più di matematica, nel senso che quello che negli altri corsi di laurea è un corso congiunto che essenzialmente mette assieme analisi 2 e calcolo e probabilità, qui sono due corsi distinti. Qui vedete di nuovo, come vi dicevo prima, i controlli, l'elettronica e le telecomunicazioni, che sono gli algoritmi per l'ingegneria, ma in realtà avete anche fondamenti di informatica e dati algoritmi 1, che sono discipline delle varie aree delle informazioni, ma avete anche delle cose un po' particolari. Per esempio, da quest'anno accademico partirà il corso di machine learning, che è veramente un topic molto hot e un tipo di competenza che il mercato del lavoro sta iniziando a chiedere sempre di più. E nel caso, questo rappresenta grosso modo l'offerta formativa per i primi due anni di ingegneria dell'informazione, abbiamo lasciato i nomi in italiano, il curriculum inglese avrà esattamente gli stessi
esami, ma con un titolo inglese. E per quanto riguarda invece il terzo anno, avete una scelta larghissima, come vedete, in realtà appunto vengono date dei panieri tra cui scegliere, ma voi potete anche presentare un piano di studi individuale in cui proponete dei percorsi differenti, quindi avete una scelta ampissima e molto ad ampio spettro dal punto di vista degli interessi e un sacco di esami di laboratorio, come vedete internet multimedia, segnali e misure, ingegneria informatica, ottica e fotonica, eccetera, eccetera, che in un certo qual modo dovrebbero anche aiutarvi a fare la scelta per la magistrale. Tenete conto del fatto che appunto al terzo anno tutti questi corsi che vedete, alcuni saranno offerti sia in italiano che in inglese, altri verranno offerti solo in una delle due lingue. Questa cosa qui riguarda ovviamente non l'anno che viene, ma fra altri due anni, quindi è una cosa che diciamo si vedrà poi all'epoca. Per in un certo qual modo cercare di concludere, sono un po' lunghina, abbiamo visto che appunto queste quattro lauree triennali poi portano tutte ad accedere alle lauree magistrali, vedete appunto quel Control System Engineering, Computer Engineering, ICT for Internet Multimedia in inglese, Bioingegneria e Ingegneria Elettronica che sono per la maggior parte, ma non integralmente, in inglese. Quale percorso scegliere? Ma io devo dire appunto, penso che il percorso che dovete scegliere sia quello che così a sentimento vi piace di più e vi piace di più l'idea di poter studiare questo tipo di discipline vi piace di più la prospettiva di andare a lavorare in un certo settore, fermo restando che il mio consiglio è sempre di mantenere lo spettro ampio, il ventaglio di apertura dei vostri interessi ampio. Quindi se voi avete già a priori un interesse specifico per la biomedica, l'elettronica e l'informatica, probabilmente ha senso che vi iscriviate una di queste tre lauree. Se invece pensate che valga la pena mantenere lo spettro un po' più ampio, o magari scegliere appunto la soluzione dell'inglese per fare la vostra formazione e decidere soltanto un terzo anno quale può essere la formazione diciamo specialistica che più diciamo vi aggrada, che è più nelle vostre corde, allora probabilmente la scelta giusta è quella dell'informazione. Va comunque detto che nei primi tre semestri, in particolar modo le lauree in informazione, elettronica e informatica, hanno un sacco di esami comuni. Quindi se voi alla fine del primo anno vi siete iscritti a una delle tre e volete passare all'altra, è veramente indolore. Anche nel caso della bioingegneria, con qualche ovviamente differenza, perché come avete visto prima abbiamo questi esami di chimica e di fisiologia che, diciamo, se avete fatto una delle altre tre lauree non avete fatto e quindi dovrete recuperare passando a bioingegneria, e viceversa, se avete fatto bioingegneria potrebbero finirvi tra gli esami a scelta, ma certamente non fanno parte delle materie di base che vi servono per conseguire le lauree nelle altre tre. Quale percorso scegliere? Vi dico quelle che sono gli andamenti, come dire, statistici degli studenti, cioè degli studenti che si laureano alla triennale, il 22% decide, una volta conseguita la laurea, di entrare nel mondo del lavoro, con percentuali molto diverse a seconda del corso di laurea specifico. Il 78% prosegue per le magistrali, alla fine della magistrale l'85% va nel mondo del lavoro e a voi sembrerà un piccolo numero, ma 15% è un numero grandissimo di persone che scelgono di fare l'autorato di ricerca, che quindi scelgono di continuare la loro formazione post laurea magistrale. Un importante avviso che mi sembra il caso di darvi è che, attenzione, c'è una percentuale di abbandoni abbastanza alta al primo anno, legato a vari fattori, ad esempio il fatto che lo studente possa non aver ben compreso non so, l'impegno che la laurea gli comporta, oppure non aver, come dire, o sottovalutato o non aver in un certo qual modo avuto un'idea ben chiara di cosa sarebbe significato scegliere un certo corso di laurea, quindi magari con una percezione sbagliata di quelli che sono i contenuti della laurea, però spesso il problema è legato a cose diverse, tipo l'assenza o come dire la precarietà di un metodo di studio. Allora, per questo noi abbiamo cercato in un certo qual modo di aiutarvi mettendo delle iniziative che mirano a proprio lo studente a entrare rapidamente nella mentalità della preparazione universitaria e anche nell'ambiente universitario. Infatti è stato istituito quello che è il tutorato formativo, di cui parlerò dopo, che mira proprio ad aiutarvi sia a socializzare, a lavorare in gruppo e migliorare il vostro metodo di studio. Appunto,
queste sono queste cinque voci che vedete qua: lavorare in gruppo, motivazione, metodo di studio, problem solving e prospettive future, sono gli aspetti su cui il tutorato formativo cerca di lavorare in modo tale da farvi sentire parte subito di una comunità a cui appartengono tutti gli altri studenti, di confrontarvi con loro, imparare a studiare assieme ed eventualmente a correggere diciamo metodi di studio non molto efficienti che potreste aver diciamo adottato finora. E oltre a questo ci sono altre iniziative che qui non vengono illustrate tutte in dettaglio, ma sappiate che ci sono dei tutor junior, cioè degli studenti magistrali e dei dottorandi che hanno proprio come obiettivo quello di aiutarvi formando gruppi di studio, dandovi una mano, assistendovi negli esami e aiutandovi a solvere esercizi, a migliorare la vostra preparazione e i risultati della vostra preparazione. Attenzione! Tutte le lauree di ingegneria per l'accesso hanno bisogno del superamento di un test d'ingresso che si chiama TOLCI e viene erogato dal CISIA. Quindi se avete bisogno di queste informazioni vedete qua in alto www.cisiaonline.it, è lì che dovete andare, lì trovate tutte le informazioni che vi servono sia come sono strutturati, sia come che tipo di domande potete trovare, sono simulazioni di test se volete far pratica. Però qual è la differenza tra gli altri indirizzi dell'ingegneria e l'ingegneria dell'informazione? Beh, attenzione che noi siamo a numero chiuso. Ora, questo non deve, come dice così, don't panic, not necessary, e il motivo è perché in realtà si è messo un numero chiuso, perché un anno ci siamo presi un grosso spavento, trovandoci praticamente a pochi giorni dall'inizio delle lezioni con un numero di studenti più alto di quello che la nostra struttura fosse in grado di tenere, ma grosso modo gli accessi programmati sono talmente ampi che finora non siamo, da quando li abbiamo istituiti, non siamo mai andati a saturazione, quindi diciamo prendetela in maniera abbastanza serena. Ecco, abbiamo 400 posti per ingegneria biomedica, 120 per elettronica, 340 per informatica e 340 per ingegneria dell'informazione, per complessivi 1200 posti. E come vedete qua negli anni accademici 18-19, 19-20 non sono mai stati saturati. Per quanto riguarda il TOLCI, avete essenzialmente una parte di matematica, logica, eccetera, e una parte di inglese, la prima 50 quesiti, l'altra 30 quesiti, qui viene scritto in dettaglio il tempo che avete a disposizione, il numero di quesiti, però per questo io non ci perderei tempo onestamente, invece vi inviterei ad andare a guardare il sito. Una cosa che è importante dire è che appunto, il TOLCI alla laurea di ingegneria informazione serve per due cose. La prima è per stabilire se la vostra preparazione è sufficiente oppure no. Allora, nell'eventualità in cui non superiate il punteggio minimo, acquisite il cosiddetto debito formativo o OFA, obbligo formativo aggiuntivo, che sostanzialmente vi richiede di risostenere il TOLCI dentro una delle sessioni di recupero. L'altra cosa serve per potersi preimmatricolare e immatricolare. Sotto questo punto di vista è importante dire che noi, cioè chiaramente, diciamo come dire, l'ultima selezione è fatta tra fine agosto e primi di settembre, ma offriamo, proprio per chi ha già le idee chiare e se le avete io vi invito a prendere in considerazione questa opportunità, delle date anticipate a marzo, maggio, luglio, in modo tale che uno può... Questo è fine luglio ovviamente, quindi devo dire che comunque secondo me è un po' intriga con gli esami di maturità, quindi io vi consiglierei di prendere in esame marzo e maggio. Il vantaggio appunto di poter sostenere il test a marzo e maggio qual è? Che se voi, passo alla slide successiva, appunto riuscite a sostenere il TOLCI con un punteggio superiore, mi pare che sia maggiore o uguale veramente, a 24, fate la domanda di preimmatricolazione, nell'eventualità in cui il numero di studenti che si trovano in questa condizione sia non superiore al massimo numero che viene permesso per quella sessione, voi in realtà vi potete immatricolare. Quindi è possibile, ad esempio, che con un 24 al TOLCI a marzo voi siete in grado immediatamente di immatricolarvi e non avere più pensieri, mentre magari se prendete 24 all'ultima selezione potreste per motivi di numero non riuscire a entrare. Quindi sotto questo punto di vista siete molto più sereni se lo fate prima e non ci pensate più. Quindi l'ultima selezione, dicevo, è quella di inizio settembre e appunto funziona come la precedente, solo che bisogna aspettare una graduatoria complessiva che riguarda anche gli studenti che hanno fatto il test nelle sessioni precedenti.
Appunto, come vi dicevo, se non avete il punteggio minimo, avete questo obbligo formativo aggiuntivo che va recuperato entro settembre successivo. In realtà vi consiglierei di non aspettare settembre successivo, perché l'OFA vi blocca in realtà gli esami di analisi e di algebra, e quindi è fondamentale che voi lo superiate prima per poter fare questi due esami, che sono veramente due pilastri del primo anno. Ok. Allora, diciamo, questa adesso, al di là del numero chiuso e il numero programmato per cui questo talk ci è servito, il motivo principale per cui era stato introdotto era per far capire agli studenti veramente se avevano, l'attitudine, ma il background sufficientemente strutturato, sufficientemente solido da affrontare ingegneria dell'energia, sì, dell'ingegneria dell'informazione. Infatti, di coloro che non superano il test, 6 su 10 poi lasciano gli studi, mentre di quelli che superano il test, 9 su 10 si laureano. Allora, questo è per mettervi in un certo qual modo sull'avviso che diciamo, non è che non siete portati per far quello, ma che dovete investire di più, perché le conoscenze che avete maturato a monte sono, diciamo, non sufficienti per affrontare il percorso universitario senza, diciamo, senza bumps, quindi dovete un po' investire all'inizio. Vabbè, lascio questo. È importante evidenziare come, sempre nell'ottica di migliorare al massimo la resa, diciamo, rendere piacevole l'esperienza didattica, ridurre il numero degli abbandoni e fare in un certo modo una didattica anche su misura degli studenti, abbiamo proposto una serie di strumenti molto, molto validi, a mio avviso, tutti i laboratori didattici, avete visto tutti i laboratori che compaiono nei manifesti, Teaching for Learning, noi stessi andiamo a imparare a insegnare a voi meglio utilizzando strumenti innovativi. Devo dire che questo lockdown ci ha costretto, se già non lo eravamo, ad essere ipertecnologici nelle modalità della didattica. Poi ci sono tutte le forme di tutorato e sono state molto diciamo di successo, perché hanno ridotto il tasso di abbandono dal 32 al 23 nel giro di praticamente un anno. E poi il progetto Taliercio 2020, che sostanzialmente adesso in realtà è stato anche allargato a livello di Ateneo, in cui si cerca di fare in modo che ogni studente abbia un portatile che può ottenere in comodato d'uso, in modo tale che può venire a lezione col portatile per fare delle simulazioni o delle esercitazioni assieme ai colleghi in aula, e può fare dei compiti a casa, appunto essendo sicura di avere questo supporto tecnologico che ormai è fondamentale, specie nella nostra area. Poi, questo la salterei perché l'ha già menzionata abbondantemente il collega professor Sparacino, vice direttore del nostro dipartimento, il DEI è veramente una struttura, adesso non perché capito che facciamo tutti i pavoni qua, ci facciamo vento, però in realtà è veramente un dipartimento di altissimo livello, sia dal punto di vista della ricerca che dal punto di vista delle collaborazioni industriali e dal punto di vista di tutti i programmi di mobilità con sedi estere, cioè gli scambi Erasmus, ma ci sono anche programma Time, vari programmi di doppia laurea, la possibilità di fare stage e tesi all'estero, eccetera, eccetera. Quindi devo dire che vi diamo un sacco di opportunità per rendere al meglio i vostri anni di università. Ecco, con questo ho concluso. Grazie mille, Elena, della presentazione. E adesso diamo inizio alla sessione riservata alle domande. E abbiamo visto che molti di voi hanno già fatto molte domande. Vorrei cogliere l'occasione per così fare una breve presentazione dei colleghi che sono presenti, che rispondono, quindi le persone, le facce che sono dietro a quelle risposte che vi vedete arrivare. Ovviamente avete già visto la professoressa Val, che è la collega che ha fatto la presentazione, e quindi andrò un po' in elenco, in ordine come li vedo nella mia Zoom. Vedo il professor Ferrante, che è il presidente del consiglio di corso di studi di Control System Engineering, una delle magistrali che vedete presentate più avanti. Il professor Carlo Ferrari, che è il presidente del corso di Ingegneria Informatica, il professor Marco Santa Giustina, il presidente del corso di Ingegneria dell'Informazione, la professoressa Alessandra Bertoldo, che fa da referente per i corsi e presidente del corso di Ingegneria Biomedica e Bioingegneria, il professor Andrea Gerosa, con un splendido background per l'ingegneria elettronica. E poi abbiamo una serie di colleghi che fanno parte della commissione comunicazione e che ci aiutano
a rispondere a queste domande la professoressa Chiara Dalla Manga, il professor Giorgio Di Nunzio, il professor Luca Palmieri, il professor Ruggero Carli, il professor Matteo Meneghini e il professor Mauro Conti, che, se non sbaglio, è il presidente del corso di laurea in Cyber Security, che verrà un po' illustrato più avanti, il professor Gian Antonio Susto e Roberta Pellizzaro in rappresentanza della nostra segreteria didattica, che risponderà alle domande che riguardano tutti gli aspetti, diciamo, legati alle date, gli avvisi, quando verranno le date dei talk, le modalità, eccetera, eccetera. Quindi io direi che possiamo continuare con questa sessione di question and answer, e fra circa 35 minuti, quindi alle ore 17, prenderanno via, come da programma, le presentazioni delle 5 aree di ricerca e delle lauree magistrali che sono collegate. Quindi attendiamo le vostre domande e ci vediamo più tardi per le presentazioni. Grazie a tutti. Vedo che ci sono un sacco di domande nella cosa della Q&A che vengono in realtà evase con la velocità della luce. Siamo di un'efficienza pazzesca. Nessuna domanda dal vivo. Cioè, appena guardi una domanda, dici forse... Non vieta che non si possa rispondere a una delle domande del Q&A dal vivo. Direi assolutamente sì, se qualcuno di voi vede che ci sono delle domande, lo farò anch'io nel momento in cui vedo alcune domande che ricorrono, ma se qualcuno di voi vede delle domande ricorrenti particolarmente importanti, credo sia opportuno che possiamo rispondere dal vivo. Cioè... Io, giusto per rompere il coso, vedo che ci sono, quali sono i linguaggi di programmazione che vengono utilizzati in diversi corsi. Ogni corso ha un ha dei linguaggi più adeguati, quindi i linguaggi di programmazione dei sono tanti, e lascio agli informatici dire quanti sono. Per quanto riguarda l'ingegneria biomedica, sicuramente C++ e Python sono quelli, diciamo, in qualche modo più di interesse. Sì, io grazie, scusami, che sia Carlo Ferrari. Ho alzato la mano, guardate le icone. No, scusa, infatti volevo dare a te la parola sulla parte del linguaggio di programmazione. E c'è anche una domanda su: bisogna avere base di inglese per ingegneria informatica. Ti chiederei di rispondere a entrambe. Allora, partiamo dall'inglese, che forse è la cosa più semplice. Bisogna avere base di inglese per affrontare gli studi di ingegneria, perché tutta la letteratura è in inglese, e quindi sì, bisogna avere base di inglese. E se non ci sono, bisogna farsene il più rapidamente possibile. E questo penso sia un messaggio forte e chiaro e ampiamente condiviso da tutti i colleghi, quindi non è una opinione personale. Sui linguaggi di programmazione, sicuramente i linguaggi di programmazione che si usano sono quelli più moderni, più attuali, che vengono sempre proposti però in contesti dove ovviamente il problem solving è importante, quindi si unisce la conoscenza di specifici linguaggi di programmazione o di linguaggi di programmazione di tipo generale a sofisticate metodologie di problem solving. Quindi inviterei, non preoccupiamoci in maniera più specifica di conoscere una miriade di linguaggi di programmazione, preoccupiamoci naturalmente di avere quella capacità di impostare bene la soluzione di un problema e soprattutto quella capacità di imparare velocemente i linguaggi di programmazione che ci saranno fra 5, 6, 7 anni. Questo è successo a noi, che siamo un pochino, diciamo, laureati, abbastanza datati, almeno io sostanzialmente, perché ovviamente mi sono dovuto ho dovuto affrontare la necessità di evolvere quei linguaggi di programmazione. Sono veloce, spero di essere stato esaustivo, se non mi chiedete in chat. Grazie Carlo. E io chiederei a Roberta Pellizzaro di dire due parole sulla questione degli avvisi di ammissione. È una domanda che ricorre: quando saranno pubblicati, e prima, che penso sia un'informazione utile per molti. Roberta, scusa, ci sei? Aspetta, che si deve essere distratta. No, forse so che aveva avuto dei problemi con il collegamento e si era
sconnessa prima, quindi può essere a problemi col PC, esatto. Posso suggerire che passate qualche altra domanda, io intanto provo a farla. Io sto scorrendo. Alessandro, magari diamo voce a qualcuno che fa le domande anche da YouTube. Sì, che... quello su YouTube non le sto seguendo, adesso le leggo un attimo. Le sta scrivendo in chat. Sara. Come Sara Brugnerotto. E mette riferimento, per cui la puoi trovare. Giusto per dare un riscontro anche a quelli che ci seguono in streaming. Sì, sto cercando di escludere quelle che non sono di aspetti, diciamo, di segreteria, quindi... Sono molte domande di talk. Scusate, no, la Roberta Pellizzaro ha problemi di connessione, le va in crash il sistema, però posso leggere la risposta, dice che riesce a scrivere sulla chat. E alla domanda, appunto, alla domanda sui visi di ammissione, ha detto che devono ancora uscire, e gli avvisi di missione usciranno verso la fine di febbraio, primi di marzo, e la Roberta Pellizzaro... Ah, ci sei? Riesci a parlare, Roberta? No, non riesce a parlare Roberta, va bene. Gli avvisi di ammissione appunto usciranno verso fine febbraio, primi di marzo e invita gli studenti interessati a contattare la segreteria, sono segredei@dei.unipd.it, ma trovate comunque tutto sia nella presentazione che online per avere una risposta più precisa. Questo risponde anche alla domanda di uno studente che aveva chiesto nell'eventualità in cui avesse superato il TOLC-E l'anno scorso se fosse già in grado di preimmatricolarsi nel momento in cui venissero fuori gli avvisi di ammissione. Anche questa è un'informazione che verrà resa disponibile nel momento in cui escono, quindi verosimilmente tra fine febbraio e inizi di marzo. Chiederei alla professoressa Bertoldo di dire due parole, c'è una domanda sulla possibilità di passare al secondo anno al corso di ingegneria biomedica. Sì, allora stavo proprio rispondendo da ingegneria meccanica. Allora, per quanto riguarda il numero chiuso non dovrebbe essere un gran problema perché in questo momento noi non abbiamo mai saturato i posti che sono messi a disposizione, quindi non credo. Sicuramente ingegneria meccanica non ci sono grandi problemi perché i nostri prerequisiti richiedono essenzialmente quello che è il superamento di analisi 1 e di una fisica, e quindi non credo che sia non è mai stato un gran problema per fare questo passaggio. Comunque se si rivolge alla segreteria Segredei sicuramente le daranno poi tutti i dettagli, ma solitamente non ci sono mai stati problemi. Carlo, c'è una domanda che potrebbe essere... Sì, quella informatica, ingegneria informatica. Esatto. Sì, ce n'era anche un'altra riguardo al... Cyber security. Da Leonardo, sulla chat di YouTube, ingegneria informatica sa uno studio sia in front back-end. Però onestamente non ho... Cerca Sara Brugnerotto 0431, c'è una domanda che riguarda l'informatica, però io onestamente non ho saputo decifrarla. Aspetta che la cerco. Se vuoi intervengo Carlo perché l'avevo letta. Sì, grazie. Era una domanda se in ingegneria informatica si sviluppa sia il front-end che il back-end. Allora, vedendo diciamo, il percorso sia sui 3 che sui 5 anni, direi che il percorso di ingegneria informatica è un pochino più orientato sulla parte di back-end, pensando sempre al fatto che da un punto di vista proprio di approccio all'ingegneria informatica e la risoluzione di problemi e di sviluppo di sistemi complessi più orientata sulla parte server. Ci sono corsi ovviamente per lo sviluppo della parte front-end e se proprio bisogna essere precisi, se la domanda era se ci sono anche corsi su web design, puramente web design dell'interfaccia, in questo momento non mi vengono in mente corsi, insegnamenti, non dovrei sbagliarmi, ma diciamo che la parte di human and computer interaction, di sviluppo di interfaccia web, c'è, ma non approfondita tanto quanto la parte di back-end. Questa è una risposta abbastanza articolata. Spero di aver risposto se la domanda era quella.
Sì. Io pensavo, Carlo, che la domanda relativamente alla, alla differenza tra ingegneria informatica e informatica possa essere di interesse per parecchi, quindi... Va bene, allora proviamo a dare una risposta. Allora, la differenza nel percorso di studi, che non vuol dire la differenza su, sul lavoro che poi si andrà a sviluppare o su, sui futuri sviluppi. Allora, mi pare di poter dire che la differenza nel percorso di studi è tale per cui nel percorso di ingegneria informatica ci sono più insegnamenti dell'area dell'ingegneria dell'informazione che sono ovviamente qualificanti, c'è una maggiore enfasi alla fisica, per la fisica, ci sono due esami di fisica, e la, se volete, sottile differenza è che tutti i docenti o la maggior parte dei docenti che insegnano sono, diciamo, di ingegneria informatica. Questo dà un taglio più orientato al sistema, orientato alla complessità del sistema. Il corso di laurea in informatica, per quanto io posso conoscere, ma vedo che qua c'è il collega Mauro Conti che eventualmente può completare, tende a essere più focalizzato sulle metodologie di computer science direttamente, e i docenti sono docenti che svolgono attività di ricerca nell'area della computer science. Questa è la differenza, o una delle differenze. E quello che stavo scrivendo, ho scritto a qualcuno, ma meglio averlo detto forse. Forse una domanda che dice quali sono i passaggi esatti per entrare, qui viene chiesto in ingegneria informatica, ma direi in qualunque delle nostre aree, la laurea, sicuramente bisogna sostenere l'esame TOLC-E in una delle sessioni indicate, e anch'io consiglio vivamente di iniziare a marzo, a maggio sostanzialmente a portarsi con questo test. Fatto questo, bisogna seguire le indicazioni dell'avviso di ammissione relative alla pre-immatricolazione e alla successiva immatricolazione. Quindi i passaggi sono: decido il corso di laurea, sostengo il TOLC-E, se risulto ammesso al corso di laurea facendo la pre-immatricolazione, quindi mi pre-immatricolo, entro in graduatoria e verifico se sono ammesso, se sono ammesso mi immatricolo. Una volta che ho la effettuato il processo finale di immatricolazione, sono studente di un IPD. Posso, scusate, intervenire? C'è una domanda che arriva da YouTube che chiede che differenza c'è tra ingegneria nel Dipartimento di Padova e quella del Politecnico di Milano. Allora, mi viene da dire che chiaramente se confrontiamo i nostri corsi di laurea con i corsi di laurea omonimi di altre sedi universitarie altrettanto prestigiose della nostra, quindi il Politecnico di Milano può essere uno, ma sicuramente ce ne sono anche altre, adesso non voglio mettermi io a fare la lista dei nostri competitor, i corsi di laurea sono sicuramente comparabili dal punto di vista del corso di laurea in sé. Quello che vi dovete domandare, soprattutto se parliamo di lauree triennali, magari possiamo già disegnare o identificare delle differenze nei corsi di laurea magistrale, ma sul primo livello direi che molti corsi di studio sono equivalenti tra sedi di alto prestigio. Quello che io vi inviterei a valutare come potenziali matricole è anche il contesto. Allora, sicuramente per Padova possiamo vantarci di un grandissimo investimento in tutte le attività a supporto degli studenti e delle studentesse. Sono già state citate, sono state chiamate le attività di tutorato, quindi abbiamo tutorati disciplinari, quindi che vi aiutano nelle specifiche materie. Ho visto anche qualcuno prima avanzava dei timori perché dice ma io magari vengo dal liceo classico oppure da altre scuole superiori, avrò la preparazione che serve, eccetera. Beh, diciamo che abbiamo anche degli strumenti a supporto di chi magari non arriva esattamente con la preparazione ottimale. Abbiamo dei tutorati non disciplinari, quindi come la professoressa Walker li ha descritti in maniera abbastanza estesa nella sua presentazione. Abbiamo dei servizi di assistenza alla persona, i nostri studenti fuori sede hanno l'assistenza di un medico di base, questo per esempio non è offerto in tutti gli atenei, abbiamo l'assistenza psicologica, l'assistenza ginecologica, quindi abbiamo tutta una serie di assistenze anche alla persona, al benessere della persona, che sono abbastanza peculiari dell'Università di Padova. Quindi questo è un fattore che io vi invito a valutare. Poi chiaramente c'è anche il
fattore città, questo è molto soggettivo, insomma qualcuno piacerà la città un po' più caotica, qualcuno la città un po' meno, però andate, informatevi se siete, se non siete di Padova e state valutando di venire a Padova, o viceversa, se siete di Padova e state valutando di andare altrove, visitate anche i siti web che parlano di alloggi studenteschi. Prima nella chat qualcuno dei miei colleghi ha girato il link, quindi prendete in considerazione anche questi aspetti che possono essere insomma, fattori importanti poi nella vita dello studente. Grazie mille Andrea. Vedo ci sono ancora domande che riguardano i TOLC, i testi di ammissione. Roberta, riesci a parlare? No, allora io leggo la prima da Marco su YouTube che dice: se non si passa il TOLC a settembre, poi lo si dà nell'anno accademico solo se i posti non sono terminati. No, direi la risposta è no, se non si passa il TOLC non ci si può immatricolare. E quindi bisogna passarlo prima. No, non è proprio così. Esatto, dipende dal TOLC. Non è che si passa o non si passa, esatto. Il TOLC viene utilizzato per fare le graduatorie, quindi se si fa un TOLC con un risultato non troppo performante e per caso si rimane fuori dalla graduatoria, dico per caso perché in questi anni non è mai successo, perché come è stato detto abbiamo un numero programmato ampio, quindi alla fine sono stati ammessi tutti. Comunque questa è la fatalità: se con un TOLC molto basso si può rischiare di non potersi iscrivere, a quel punto non ci si è iscritti, punto, non c'è possibilità di recupero perché il posto non c'era. Nella maggior parte dei casi ci si riesce comunque a immatricolare. Quello che succede: se il TOLC ha un punteggio inferiore a 24, si viene iscritti con un obbligo formativo aggiuntivo. A quel punto, quello non si sana rifacendo il TOLC, si sana rifacendo un test apposito che viene offerto durante il primo anno e che va superato entro la fine del primo anno. Quindi sono due aspetti un pochino diversi. Sì, ecco, io volevo, Andrea Gerosa mi ha perfettamente preceduto, volevo più dire più o meno le stesse cose, lui le ha dette perfino meglio. Volevo aggiungere che ci sono 4 sessioni di recupero, ma vi consiglio di prendere le prime, Andrea forse ricordo male, l'anno scorso ce n'era una mi pare a novembre o a dicembre e una a gennaio. Sarebbe meglio se il problema di superare appunto il test di recupero del TOLC è un problema che affrontaste subito nell'eventualità in cui si presentasse, perché se no, come vi dicevo, vi blocca l'esame di analisi matematica 1 che trovate al primo semestre, e veramente partire con l'impossibilità di fare analisi matematica 1 vi crea dei grossi problemi al proseguimento degli studi. Quindi mettetelo come vostro target obiettivo. Per quanto riguarda appunto la menzione che è stata fatta prima alla, diciamo, quelli che vengono dal liceo classico, eccone una. Allora, io sono sopravvissuta alla grande, però all'epoca non c'era un test di ammissione, quindi in un certo qual modo, volendo, avevo un tempo maggiore per recuperare eventuali carenze e appunto derivate integrali, non avevo la più pallida idea di cosa fossero. Avevo i miei colleghi che hanno fatto l'istituto tecnico che mi facevano i disegnini durante le ore di lezione per spiegarmi che cos'era la derivata e cos'era l'integrale. Certo, voi dovete in un certo qual modo recuperare quel minimo che vi serve per passare il TOLC I per conto vostro, ma ci sono anche dei corsi di, come si dice, di pre-calculus online che potete seguire, con cui cerchiamo di darvi proprio queste informazioni base. Se voi fate inoltre le simulazioni del test TOLC, capite quali sono le informazioni che, diciamo, noi ci aspettiamo, le conoscenze che noi ci aspettiamo che voi abbiate e che forse non dovete integrare. Dopo di questo, se vi mettete alla pari, che siete in grado di passare il TOLC I, il resto chiaro, dovete mettervi d'impegno, ma è fattibilissimo, senza problemi. Grazie, era... per il rifuso, che ho detto, il mio errore iniziale. Grazie. Era Chiara Dallaman che si è prenotata per rispondere live a una domanda sui laboratori di bioingegneria. E eccomi. Allora, nel corso di ingegneria biomedica ci sono diversi laboratori, adesso non metto a elencarli tutti. Io per esempio che tengo il corso di segnali sistemi, all'interno del corso di segnali sistemi c'è una parte di laboratorio, quello è un laboratorio di tipo informatico, per cui si va in aula informatica e si impara a implementare alcune delle cose che sono state studiate in teoria. In altri insegnamenti, per esempio, viene in mente
bioingegneria del movimento, c'è la possibilità di fare sia un laboratorio informatico sia un laboratorio invece di tipo strumentale, per cui abbiamo la fortuna in dipartimento di avere degli spazi dedicati, si possono portare gli studenti, fare delle acquisizioni di dati e delle analisi conseguenti. Quindi diciamo, questi sono solo due esempi di tipologie di laboratorio che si possono sviluppare, ecco, durante il corso di laurea. Vorrei rispondere a un paio di domande che essenzialmente riguardano la didattica online, appunto. La domanda di Ginevra Borsetti era se c'è la possibilità di seguire delle lezioni dell'università come ospiti online. Allora, noi, proprio se questo, cioè, dal mio punto di vista, rispondeva anche un'altra domanda che ho visto sparire, probabilmente è stata risposta. Ovviamente, come tutti, per effetto della pandemia ci siamo organizzati con una didattica online, che in realtà è stata una didattica duale fino adesso, e lo sarà anche in parte limitatamente agli studenti del primo anno, nel senso che noi abbiamo, per chi lo desidera, la didattica frontale, quindi uno può venire in aula e seguire le lezioni di fronte al professore assieme ai suoi colleghi, o collegarsi online e seguire la didattica appunto tramite Zoom. Inoltre ciascuno di noi videoregistra le lezioni, e quindi queste lezioni poi vengono messe su MediaSpace, e se uno appunto risulta iscritto ha la possibilità di collegarsi. Allora, per rispondere alla domanda se c'è la possibilità di seguire delle lezioni all'università come ospiti online, per farsi un'idea, allora devo dirti la verità che non sono sicura al 100%, perché la maggior parte degli accessi ai video è vincolato dal fatto di avere un indirizzo di posta elettronica che comprenda unipd.it. Però eventualmente, se tu avessi un interesse per qualche disciplina specifica, non ravvedo problemi a che tu chieda diciamo al docente se puoi seguire le sue lezioni e ti permette l'accesso. Tieni conto del fatto che comunque a inizio di, non mi ricordo se di ogni anno o di ogni semestre, il professor Gerosa forse se lo ricorda, a noi viene dato, proprio viene chiesto se vogliamo proporre alcuni corsi di cui gli studenti delle superiori possono frequentare alcune lezioni online, seguirle in modo tale da avere un'idea di quali siano le tematiche che vengono svolte, in un certo qual modo lo stile, diciamo anche il livello, ecco. Quindi per alcune lezioni questa opportunità viene proprio decisa a livello di dipartimento, e viene data una proposta di alcune lezioni che si può seguire, ecco. Se posso innestarmi, visto che mi hai citato, quest'ultima cosa che ha citato la professoressa Valcher era una delle azioni che offrivamo come orientamento, e se non ricordo male quest'anno non lo stiamo facendo, quindi però si riferiva solo ad alcune lezioni, non diciamo all'intero insegnamento. Poi volevo, cambiando un attimo tema, rispondere. Ho visto che ci sono diverse domande sia su YouTube sia qui che chiedono se è possibile fare i talk per chi sta frequentando la quarta superiore, quindi il penultimo anno delle superiori. Allora, su questo punto bisogna fare un pochino di attenzione, perché è chiaro che ognuno può partecipare quando vuole al talk, però affinché il talk poi sia valido per potersi immatricolare, dovete in realtà attendere che vengano pubblicati gli avvisi di ammissione, perché negli avvisi di ammissione ci sarà scritto esattamente qual è la data, diciamo, più vecchia di quando del talk che viene considerato valido. Però se guardo gli ultimi avvisi di ammissione, tendenzialmente l'anno scorso, per iscriversi a fine 2020, il talk non poteva essere più vecchio del luglio 2019, credo che fosse così anche gli anni prima. Quindi tendenzialmente, se voi state facendo la quarta superiore, quindi vi iscriverete poi con un anno di ritardo, non vi consiglio di farlo mentre state facendo ancora la quarta superiore, magari nell'estate tra la quarta e la quinta superiore, questo potrebbe essere. Però poi chiaramente voi vi iscriverete con un avviso di ammissione che è dell'anno prossimo, quindi poi bisognerà vedere se questo viene confermato. Quindi magari non anticipatelo troppo, se volete provate, ma non anticipatelo troppo. Alla peggio lo dovrete rifare, insomma, non è che succede niente. Se non ho visto male, c'è una domanda da YouTube
che chiede una persona che si trova bene nella programmazione quale percorso consiglia? Beh, uno dei quattro a seconda degli interessi che ha sostanzialmente. Non è detto perché uno fa bene nella programmazione debba fare solo ingegneria informatica. Può fare benissimo ingegneria dell'informazione perché gli piace avere una conoscenza, come è stato ben chiarito, trasversale, approfondita nell'area dell'informazione, così come può benissimo andare direttamente in ingegneria biomedica o ingegneria elettronica. Quindi non confondiamo lo skill del programmare, oggi è una base comune a tutta l'area, scegliete quello che vi piace, questa è la cosa importante. Ovviamente i colleghi possono precisare meglio, se vogliono. Alessandra, forse ci sono un paio di domande, mi pare interessanti, da YouTube relativamente al corso di laurea in ingegneria biomedica. Uno è se il corso di laurea ha molti sbocchi lavorativi all'estero e se in che cosa si specializza il corso di ingegneria biomedica. Allora, il corso di ingegneria biomedica la triennale ha quasi tutti quelli che lo frequentano poi passano alla magistrale perché la completano effettivamente bene il percorso e perché ovviamente no, la parte di integrazione che c'è alla magistrale è un'integrazione che permette l'accesso a lavori che sono di livello decisamente superiore rispetto a quella di ingegneria biomedica. Detto questo, ha molti sbocchi lavorativi all'estero? Sicuramente sì, cioè come tutte le lauree del DEI e non solo, sicuramente sono di interesse l'ambito lavorativo sia in Italia che all'estero. All'estero siamo particolarmente apprezzati, non solo come bioingegneri, come diciamo laureati del DEI. In che cosa si specializza il corso di ingegneria biomedica? Se va a vedere, sono stati evidenziati 5 curriculum nel percorso cosa si specializza il corso di ingegneria biomedica? Non si arriva a una specializzazione vera e propria, ripeto, quando si passa alla magistrale. Ingegneria biomedica, essendo una triennale, dà un grosso background, un grosso bagaglio di base metodologica su cui si va a costruire nella parte magistrale. Non si specializza quindi in conseguenza su una cosa molto specifica, ma dà delle competenze trasversali. Se uno si vuole veramente specializzare, deve necessariamente passare alla magistrale. E lì trova il background per specializzarsi in, per esempio, protesi o come costruzione di macchine per creature biomedicali. Grazie Alessandra. E vedo una domanda che riguarda la possibilità di eventi di orientamento in presenza. Purtroppo quest'anno non possiamo fare eventi di orientamento in presenza. Ci sarà un altro evento di orientamento, la cui data non abbiamo ancora stabilita, a valle degli avvisi di ammissione, così tutte queste domande che state facendo avranno una risposta precisa quando saranno disponibili gli avvisi di ammissione. E ci sarà un altro di questi eventi probabilmente a fine febbraio, all'inizio di marzo. C'era una domanda per security, Security, non so se Mauro vuole dire una parola. Ci sono? Dov'è la domanda? Che argomenti sono trattati nella laurea magistrale in cyber security? E poi c'è una domanda, qual è il corso migliore triennale per accedere alla cyber security? Allora, gli argomenti, abbiamo una serie di argomenti appunto core cyber security che vanno, dalla crittografia alle basi, i concetti di base della cyber security, alla biometria, e mobile security e così via. Quindi ci sono una componente di argomenti prettamente cyber security. Ci sono poi una serie di argomenti che sono strumenti a supporto della cyber security. Ad esempio abbiamo corsi di machine learning, deep learning, ora come potete immaginare tutta la parte di biometric, anomaly detection, detection di anomalie, detection di malware e quant'altro, fa ampiamente uso di questi strumenti di machine learning e di deep learning. Quindi abbiamo dei corsi che sono strumenti per la cyber security, ma ovviamente imparate anche queste tecnologie, così come appunto la questione delle probabilità, processi stocastici e così via, che spesso appunto ha a che fare poi con gli strumenti della cyber security, fino ad avere corsi più di
tipo avanzato, dove appunto è stato già citato anche il dottorato, comunque avere e l'importanza, o non solo il dottorato, anche l'importanza di essere a contatto, diciamo, con la ricerca cutting edge. Ci sono corsi più avanzati che magari vi illustrano problematiche più recenti, perché ovviamente dovete sia acquisire le basi, sia appunto, come qualsiasi corso di laurea, darvi, diciamo, mettervi nelle condizioni di poi essere in grado di applicare concetti complessi a scenari che magari non avete visto durante l'università, perché non esistevano, perché se ad esempio chi lavora ora in mobile o, diciamo, in tecnologie che non esistono oggi ma che esistono tra 5 anni, veicoli a guida autonoma e così via, dovete avere la capacità di appunto estendere queste competenze. Per quanto riguarda la laurea, diciamo, triennale, in realtà appunto come, diciamo, prevede la missione, le lauree di, dell'area di informatica e ingegneria informatica tutte vi danno diciamo, i requisiti diciamo, sufficienti e necessari per l'iscrizione alla laurea, quindi diciamo non c'è una preferenza. Di contro, un po' come diceva la collega Pace, anche diciamo, dovete scegliere ovviamente in base alle vostre ambizioni, preferenze, stimoli e diciamo dipendentemente sia dalla laurea di partenza, ma anche appunto da quali sono le vostre ambizioni, poi anche nella cyber security potete specializzarvi con la scelta di, diciamo, di un insieme di esami che sono appunto scelta in sotto aree specifiche che possono essere più vicine all'hardware, a cosiddetti sistemi cyber physical, piuttosto che software, web o quant'altro. Bene, grazie mille Mauro. Alessandro? Sì? Vuoi rispondere tu alla domanda? Dopo la laurea trovo lavoro velocemente con uno stipendio medio buono? C'erano tutti i dati. Allora, come è stato presentato dalla professoressa Walker prima durante la presentazione generale, e con tutte le lauree del nostro dipartimento ci sono delle ottime possibilità lavorative, sia in termini di percentuale di occupati che di stipendio medio. Adesso ammetto che sugli stipendi medi non ricordo i numeri, sono tutti nella presentazione e sono stati estratti dalle statistiche, diciamo, ufficiali nazionali, quindi potete trovarle nella presentazione che sarà disponibile da scaricare dal nostro sito. Quindi direi tranquillamente le prospettive sono ottime per qualunque dei corsi di laurea che voi facciate nel nostro dipartimento. Io direi che possiamo concludere questa prima sessione di question and answer e passare fra un minuto a iniziare le presentazioni delle aree di ricerca, le 5 aree di ricerca che caratterizzano il nostro dipartimento e le relative lauree magistrali. Inizieremo dall'area di ricerca che si intitola automazione e la relativa magistrale che è Control System Engineering. La presentazione sarà fatta dal mio collega il professor Ruggero Carli, che può prepararsi se... La vedete, Ale? Sì. Sì, perfetto. Se va in full screen, così. Ricordo che a valle di queste cinque presentazioni ci sarà ancora una mezz'oretta per eventuali domande, anche live, insomma, se ne avete. Ruggero, quando vuoi sei... Io direi che puoi iniziare, sì, Ruggero. Perfetto. Grazie innanzitutto. E inizio un po' col presentarmi. Come ha detto Alessandro, io sono Ruggero Carli, sono ricercatore docente presso il gruppo di automatica del DEI e oggi ho un po' il compito di darvi qualche bit di informazione che riguarda l'ingegneria dell'automazione.
cos'è, di cosa si occupa, dove la troviamo e cosa vuol dire studiare questa materia a Padova e quali prospettive offre. E soprattutto spero vi sia chiaro un po' il titolo di questa presentazione, l'automazione e i sistemi intelligenti del domani. Allora io vorrei partire un po' da questa definizione di cos'è l'automatica. L'automatica è un ramo dell'ingegneria dell'informazione che studia i principi e le tecniche che consentono di governare il comportamento di un dato sistema, sia esso un dispositivo, un impianto, un servizio, una risorsa, in modo automatico, eliminando o riducendo l'intervento di operatori umani. Di questa definizione io vorrei dare enfasi particolare a due aspetti. Il primo riguarda questo eliminando o riducendo l'intervento di operatori umani, e questo perché la missione che l'automazione ha da sempre avuto è stata proprio quella di ridurre la presenza umana. E questo è un fatto molto importante, soprattutto se ci troviamo a dover svolgere compiti in ambienti ostili o pericolosi per l'uomo, oppure se dobbiamo completare lavorazioni che richiedono altissime precisioni e velocità che sarebbero irraggiungibili per l'uomo, o anche semplicemente per velocizzare operazioni che sono estremamente ripetitive. Basti pensare alla catena di montaggio. Il secondo punto riguarda la definizione di sistema, che non riguarda soltanto un dispositivo, un impianto, come magari da un punto di vista ingegneristico potremmo in prima battuta pensare, ma riguarda anche genericamente servizi, risorse. Cioè questa parola sistema diamo un significato molto più ampio, e questo è un po' collegato al fatto che l'automazione è una materia estremamente interdisciplinare, è una materia pervasiva, la troviamo in tantissime applicazioni ed è una materia che è funzionale allo sviluppo delle altre tecnologie. Poi vi farò vedere qualche esempio, ma mi piace sottolineare un fatto che è un po' il seguente, che nonostante questa diffusione dell'automazione, spesso è anche difficile comprendere il ruolo chiave che l'automazione svolge, perché il suo compito è proprio quello di far funzionare bene le cose anche in presenza di eventi indesiderati e di disturbi. È proprio per questo motivo che spesso gli esperti del settore descrivono l'automazione come una tecnologia nascosta. Con un parallelo biologico potremmo dire che il prodotto dell'ingegnere dell'automazione è il cervello che permette di far funzionare bene i sistemi tecnologici e li rende intelligenti, li rende smart. Come vi dicevo, l'automazione trova applicazioni in molti domini. E uso due slide per darvi qualche esempio. Principalmente gli esempi sono di natura ingegneristica, come potete vedere in questa slide, i robot industriali, reti elettriche, veicoli autonomi, impianti industriali, il quantum computing, gli edifici intelligenti, ma troviamo moltissimi esempi anche in ambito biologico o in ambito sociale. In ambito biologico l'immagine evoca subito quello che stiamo vivendo in questo periodo. In questo contesto l'obiettivo proprio sarebbe quello di sviluppare dei modelli che permettano di analizzare la dinamica della diffusione dell'epidemia, modelli che possono essere utilizzati per fare previsioni e che possono essere utilizzati anche per analizzare l'impatto che alcune azioni che si possono prendere possono avere nella diffusione di questa epidemia. E anche in ambito sociale, anche qui l'obiettivo è proprio quello di fornire dei modelli che permettano di capire un po' meglio la natura e il funzionamento di reti sociali che sono anche molto complesse. Cosa accomuna tutti questi esempi che abbiamo visto? Allora, noi abbiamo un sistema di cui tipicamente, io ho usato la parola modello, cerchiamo di costruirci un modello e basandoci su questo modello e sulle misure che possiamo prendere di alcune quantità del nostro sistema, l'obiettivo è proprio quello di progettare, costruire delle leggi di controllo che attuate sul nostro sistema permettano di far sì che il sistema si comporti come noi desideriamo, di far sì che il sistema sia in grado di compiere compiti, missioni anche a volte molto complicate. L'ingegneria dell'automazione è stata protagonista di tutte le rivoluzioni industriali.
a partire dall'invenzione della macchina di vapore, passando attraverso l'utilizzo dell'energia elettrica, l'introduzione della catena di montaggio, l'introduzione di calcolatori elettronici, per arrivare fino ad oggi a quella che è chiamata Industry 4.0. La chiave di volta dell'Industry 4.0 sono i cosiddetti sistemi cyberfisici, ovvero sistemi fisici che sono strettamente interconnessi tra di loro e con infrastrutture informatiche attraverso quelle che sono le moderne tecnologie di comunicazione. Ed è proprio all'interno di questo contesto di Industria 4.0 che si collocano le sfide, le grandi sfide che l'automazione si trova a dover affrontare nel futuro. Innanzitutto la progettazione di robot intelligenti, ovvero robot che siano capaci di interagire con l'ambiente, di imparare dalla propria esperienza e di prendere anche decisioni indipendenti dalla presenza di operatori umani. Questo grazie anche al machine learning, che è proprio la disciplina che sviluppa metodi e algoritmi che permettono alle macchine di imparare dalla propria esperienza. Machine learning sta diventando oggigiorno un elemento sempre più caratterizzante nei moderni sistemi di controllo, proprio perché mira ad utilizzare in maniera sempre più efficiente la miriade di dati che in ogni applicazione ormai sono presenti, sono misurati, produciamo. E la costruzione di fabbriche intelligenti, ovvero fabbriche dove grazie ai moderni sistemi, tecnologie di comunicazioni, tutto è connesso. Macchine, uomini, sistemi informatici, il tutto per prima di tutto migliorare le condizioni lavorative, ma anche per creare nuovi modelli di business e soprattutto per migliorare sia la qualità che la quantità dei processi produttivi. Infine, oggigiorno l'automazione si trova a dover dominare sistemi che sono sempre più complessi, ovvero sistemi che sono costituiti da un numero elevato di unità connesse tra di loro. Basti pensare alle reti di distribuzione dell'energia, alle reti di trasporto. E la grande sfida qui è non solo capire fino in fondo il funzionamento delle singole unità, ma capire anche qual è l'effetto dell'interconnessione di queste unità fra di loro. Proprio prendendo spunto da queste nuove grandi sfide, è nata la nuova laurea magistrale in Control System Engineering, che sostituisce la laurea in ingegneria dell'automazione. E questo corso di laurea è proprio organizzato in quattro indirizzi, ognuno dei quali fa riferimento a una delle quattro sfide che ho elencato precedentemente. Quattro indirizzi, infatti, sono l'indirizzo robotico, l'indirizzo di machine learning, l'indirizzo di automazione industriale e l'indirizzo che ha a che fare con lo studio e l'analisi di sistemi complessi. Gli obiettivi formativi di questo corso di laurea sono fondamentalmente due. Il primo è offrire una solida formazione nelle materie di base dell'automazione, il tutto all'interno di un pacchetto di 5 esami obbligatori per tutti gli studenti, e poi offrire anche una grande flessibilità per completare il proprio piano di studi con altri 6 o 7 esami di indirizzo che prevedono, molti di questi esami, anche la presenza di attività di laboratorio. Il corso di laurea è tenuto interamente in lingua inglese, e a questo corso di laurea possono iscriversi anche studenti stranieri già il primo anno, che è l'anno che è attualmente in corso. Abbiamo ricevuto numerose richieste di iscrizione. C'è la possibilità di trascorrere periodi all'estero per tesi o anche per svolgere esami all'interno dei programmi che sono già stati menzionati dalla mia collega professoressa Walker, di programmi Erasmus o Time. C'è anche la possibilità di svolgere tirocini presso aziende sotto la supervisione di uno dei miei colleghi docenti del gruppo di automazione. Se volete avere un po' di dettagli sui piani di studio, vi invito un po' a visitare il sito delle lauree del DEI, in cui potete trovare anche informazioni relative ai singoli indirizzi in cui è strutturata questa magistrale.
Gli sbocchi lavorativi sono i più svariati e questo deriva un po' dal fatto che l'automazione è effettivamente una scienza interdisciplinare e principalmente si possono trovare ovviamente molte prospettive all'interno delle aziende che progettano e realizzano strumenti e sistemi di automazione, ma anche all'interno di quelle aziende nelle quali i sistemi di automazione svolgono ruoli che sono sia tecnicamente che economicamente importanti. Ormai, insomma, non c'è dubbio che il mercato di automazione riguarda tutti i comparti della produzione industriale dei servizi e vorrei sottolineare che questo riguarda molto anche la nostra regione, che molte prospettive di lavoro vengono offerte anche in Veneto. Qui sotto è riportata un po' una lista molto corta che potrebbe essere molto più lunga in riferimento alle possibilità di impiego per un ingegnere dell'automazione. Sottolineo che alcuni laureati proseguono anche la loro formazione con un dottorato di ricerca, quale rappresenta un po' un trampolino di lancio per chi volesse svolgere attività di ricerca sia in ambito accademico che industriale. Ci sono infatti dottorati cosiddetti accademici, ma anche dottorati di profilo industriale finanziati direttamente da aziende. E questa nuova laurea in Control System Engineering si inserisce in un contesto di ricerca di livello internazionale, infatti il gruppo di automatica ha diverse collaborazioni con università straniere, sia europee ma anche statunitensi, asiatiche, australiane. Qui ho riportato una lista molto corta, devo dire la verità, di alcune tematiche di ricerca, molto corta rispetto alle tante attività di ricerca che vengono svolte, sono forse quelle un po' più a impatto oggigiorno. E al di là delle collaborazioni con accademie, il gruppo di ricerca ha anche molte collaborazioni industriali, grazie alle quali è possibile svolgere molti anche tirocini presso aziende. La slide è un po' caotica, ma questo deriva un po' dal fatto che effettivamente le collaborazioni sono tante con aziende che svolgono attività in ambiti, direi, più svariati. Credo di avere a disposizione ancora un minutino e lo uso un po' per farvi vedere questo video, ormai siete davanti allo schermo già da un po' di tempo. È un video che riguarda dei robot costruiti dalla Boston Dynamics, che è un'azienda statunitense leader nello sviluppo appunto di robot. Lo faccio andare, magari dico qualcosa sopra. Questo video è stato un po' l'augurio per un buon 2021 che la Boston Dynamics ha fatto e l'abbiamo scelto un po' con qualcuno dei miei colleghi perché in questo video possiamo vedere riassunte tutte le quattro sfide che l'automazione si trova a dover affrontare oggigiorno. Insomma, questi robot sono il risultato ovviamente di sviluppo robotico, di tecniche di intelligenza artificiale, di automazione industriale e ovviamente si è dovuto un po' controllare sistemi che sono molto complessi. Il video è stato molto scalpore perché effettivamente pensare che dei robot si possano muovere con questa agilità e con questa coordinazione è veramente un qualcosa, oserei dire, sbalorditivo, che fino a qualche anno fa era effettivamente impensabile. Direi che vado verso la fine e la scienza ha preso la direzione di rendere le tecnologie sempre più intelligenti e credo che sia opinione condivisa che su questa via l'ingegnere dell'automazione può svolgere veramente un ruolo molto importante. Io concludo qua, vi ringrazio un po' per l'attenzione e spero che avremo veramente l'opportunità a partire dal prossimo settembre di vederci in presenza a Padova. Grazie. Grazie mille Ruggero. Teniamo le domande, diciamo così, live per la fine delle presentazioni. Ovviamente il collega Ruggero Carli è disponibile a rispondere in chat se qualcuno di voi ne ha. E passerei la parola al professor Simone Del Favero, che ci illustrerà invece l'area di bioingegneria.
Allora, buongiorno a tutti. Iniziamo dall'inizio. Eccoci qua. Mi vedete? Sto condividendo lo schermo, giusto? Sì, ci sei. Grazie, Alessandro. Allora, buongiorno a tutti. Io sono Simone Del Favero, sono un docente di ingegneria biomedica e vi parlo un pochettino della nostra disciplina. Vediamo prima domanda: che cos'è questa ingegneria biomedica? Il nome un pochettino ci aiuta a capire che è qualche cosa che si trova all'intersezione tra le scienze biomediche e l'ingegneria. Dalle scienze biomediche, quindi dalla medicina, dalla chirurgia e dalla biologia, prendiamo i problemi e le sfide, mentre dall'ingegneria prendiamo le metodologie. E sto parlando dell'ingegneria dell'informazione, quindi dell'elettronica, dell'informatica, dei sistemi di controllo o automazione che state imparando a conoscere in questa presentazione, ma anche dell'ingegneria industriale, quindi della meccanica, della chimica e dei materiali. Vediamo di fare subito un esempio per capire di cosa stiamo parlando. Allora vi parlo del pacemaker e per farlo vi devo parlare del cuore, che sapete tutti è quella incredibile pompa muscolare che, contraendosi ritmicamente, pompa il sangue e con il sangue i nutrienti a tutto il nostro organismo. Allora, forse sapete anche che l'attività di contrazione del muscolo cardiaco è iniziato da degli impulsi elettrici generati all'interno del cuore stesso. Spero possiate vedere il mio puntatore. È iniziato in questo punto che vedete qua in alto, che si chiama nodo sinoatriale, e poi si propaga con grandissima precisione in modo da consentire la contrazione in una sequenza prefissata del cuore. Meccanismo meraviglioso, ma questo meccanismo a volte si guasta e non funziona più bene come dovrebbe. Quindi, quando questo succede, c'è un grosso problema medico. E gli ingegneri possono contribuire? Certo che sì. In particolare gli ingegneri elettronici, scusate. E come possono contribuire? Gli ingegneri elettronici sono bravissimi a costruire circuiti che periodicamente generano degli impulsi elettrici. Questi circuiti possono essere collegati con il cuore ed andare a sopperire il cuore nel momento in cui questo fa fatica. Lo vedete qui, il cuore sta facendo fatica, il nostro circuito elettrico se ne accorge, invia un impulso elettrico ed ecco che si ripristina il funzionamento normale. Capite che questo è un esempio di ingegneria elettronica messa a servizio della medicina e quindi di bioingegneria. Ma in questo esempio del pacemaker non c'è solo l'ingegneria dell'informazione, c'è anche l'ingegneria industriale. E perché? Perché dobbiamo mettere in questa scatolina un circuito elettrico che deve essere impiantato all'interno dell'organismo. Capite che questa è un'operazione che potrebbe causare dei grossi problemi, perché il contenuto, i materiali di questo dispositivo potrebbero disturbare il nostro organismo, ma anche perché l'organismo potrebbe aggredire il contenuto di questa scatoletta. Stiamo inserendo dell'elettronica all'interno del corpo umano, che è un ambiente pieno di sostanze fluide conduttive, quindi la sfida è veramente grande. I problemi sono quindi problemi di biomateriali e di biocompatibilità, che insieme con la biomeccanica e la fluidodinamica cardiovascolare costituiscono degli esempi di bioingegneria industriale messa al servizio della medicina. Ok, proviamo a vedere un progetto di ricerca che viene sviluppato al DEI, un progetto di bioingegneria che facciamo nei nostri laboratori. Per farlo vi parlo del pancreas artificiale, che è un'area di eccellenza della nostra università, in cui la nostra università è tra le migliori a livello internazionale. Allora, per parlarvi di pancreas artificiale vi devo parlare di diabete mellito di tipo 1, che è una malattia autoimmune. Cosa vuol dire? Che le cellule del sistema immunitario aggrediscono le cellule del paziente stesso, in particolare le beta cellule pancreatiche, e vanno a ucciderle. Quindi le beta cellule pancreatiche non possono più fare il loro mestiere, che è quello di secernere un ormone fondamentale, che è l'insulina. Cosa bisogna fare allora? Bisogna somministrare insulina esternamente, perché l'insulina ha un compito fondamentale. L'insulina è quell'ormone che consente il metabolismo del glucosio, quindi ci consente di bruciare il carburante con cui funziona. Questo è il primo compito dell'insulina. L'altro compito cruciale dell'insulina è quello di stabilizzare la concentrazione di glucosio nel sangue. E questo deve essere fatto veramente bene, tanto che il paziente diabetico deve somministrarsi insulina in modo da mantenere la concentrazione di glucosio all'interno di una fascia di quasi normalità.
Se sbaglia, i problemi medici possono essere grossi. Se il glucosio diventa troppo alto, i rischi sono le complicanze del diabete a lungo termine. Se invece la concentrazione di glucosio scende troppo all'interno del sangue, non vengono più trasportati sufficienti nutrienti e quindi c'è un pericolo immediato per la vita stessa del paziente. E noi ingegneri possiamo fare qualcosa per questo problema? Certo che sì, proprio utilizzando le tecniche che ci ha illustrato Ruggero, il professor Carli, nella presentazione precedente. Questa volta non bisogna tenere stabile o posizionare con cura la posizione di un braccio robotico utilizzando dei motori elettrici, ma bisogna posizionare e mantenere stabile la glicemia, quindi la concentrazione di glucosio del sangue del nostro paziente, e per farlo dobbiamo agire su una pompa che eroga l'insulina. Nonostante obiettivo e strumenti siano diversi, le metodologie per la costruzione della legge di controllo che ci consente di farlo sono proprio quelle che ci ha illustrato il professor Carli nella presentazione precedente. Quindi un esempio di sistemi di controllo per la medicina e quindi di bioingegneria. Vediamo un po', ci fai un esempio di che cosa si studia di ingegneria biomedica all'interno dei corsi proprio? Assolutamente sì. Per farlo vi parlo allora della strumentazione per raccogliere le bioimmagini. Che cosa sono le bioimmagini? Sono quello strumento della medicina moderna che ci consente di capire che cosa sta succedendo dentro il nostro corpo senza che sia necessario chiedere ad un chirurgo di aprirlo per poter proprio fisicamente vederci dentro. Allora, alcune le conoscete benissimo, penso alla radiografia, che conoscete tutti, in cui si utilizza una radiazione elettromagnetica ad alta frequenza. Un altro esempio che conoscete benissimo è l'ecografia, in cui invece viene utilizzata un'onda acustica, quindi un'onda meccanica ad altissima frequenza, quindi un'onda ultrasonora, ma penso anche a tecniche ancora più evolute, come può essere la tomografia ad emissione di positroni, in cui viene iniettata una piccolissima quantità di sostanza radioattiva nel paziente e si va a vedere dove questa piccolissima quantità di sostanza va a finire all'interno dell'organismo. Allora, se finisce nei posti dove ci aspettiamo, per esempio nel cuore, nel cervello o nella vescica, prima che questa venga espulsa, tutto sta andando bene. Se finisce in altre regioni, potrebbe essere indice di un problema, per esempio, dell'insorgenza di un tumore. O ancora, vi parlo della risonanza magnetica nucleare, in cui questa volta addirittura usiamo una proprietà quantistica dell'atomo di idrogeno per capire qual è la conformazione interna degli organi, per esempio, del cervello. Allora, cosa studia il bioingegnere di tutto questo all'interno della laurea magistrale? Beh, studia i meccanismi, scusate, non della magistrale, ma all'interno della laurea triennale, studia i meccanismi fisici che sottendono la formazione dell'immagine, la strumentazione necessaria per raccogliere i segnali che poi ci porteranno a formare l'immagine, e come possiamo processare l'immagine in modo da migliorarne la qualità, oppure da fare della diagnosi automatica, per esempio utilizzando quelle tecniche di machine learning che sono state menzionate anche dai miei colleghi. Questo invece è uno schemino che ci racconta un pochettino come sono strutturate le nostre lauree magistrali. Allora, vedete che ci sono una serie di percorsi che si diramano a partire da un nucleo comune costituito da questi due esami, e poi due rami principali. Un primo che ci porta ad avere dei percorsi che si avvicinano all'ingegneria dell'informazione, ed un secondo invece che ci avvicina all'ingegneria industriale. Per quello che riguarda i percorsi dell'informazione, abbiamo la sanità digitale e l'ingegneria clinica, un percorso che si chiama modelli e analisi dei dati biomedicali, ed un terzo percorso che si chiama bioingegneria per le neuroscienze. Per quel che riguarda i percorsi che ci avvicinano all'ingegneria industriale, invece abbiamo bioingegneria della riabilitazione e bioingegneria industriale. Adesso immagino che sia difficile per voi leggere tutti gli esami su questo schemino qui. Se avete voglia, trovate un'organizzazione più semplice da leggere, con più calma, online, sul sito lauree.dei.unipedi.it. Domanda fondamentale. E che cosa fa un ingegnere biomedico nel mondo del lavoro? Una prima cosa che possiamo immaginare è che l'ingegnere biomedico lavori nel settore di ricerca e di sviluppo, oppure come progettista in un'azienda, ma anche nella libera professione, con lo scopo di costruire quei dispositivi di cui vi ho parlato finora, quindi per la,
sviluppo e la progettazione di dispositivi, software e materiali innovativi. Sto pensando al pancreas artificiale, al pacemaker, alla strumentazione per le bioimmagini, ma anche altre strumentazioni, per esempio le protesi cocleari, oppure gli esoscheletri, oppure la robotica medica. Ci sono anche dei compiti un pochettino peculiari che può svolgere l'ingegnere biomedico. Uno di questi è il field engineer. Il field engineer è un esperto altamente qualificato che affianca il clinico nella manutenzione o nella messa in esercizio di tecnologie medicali. Allora mi immagino un cardiochirurgo in sala operatoria che deve installare della tecnologia avanzata, vuole avere al fianco suo un ingegnere biomedico qualificato che si occupi delle problematiche tecnologiche. Un altro ruolo fondamentale che può avere l'ingegnere biomedico è quello di svolgere compiti di ingegneria clinica. L'ingegnere clinico è il responsabile della tecnologia all'interno dell'ospedale. Gli ospedali sono ambienti in cui c'è ormai un'altissima dose di tecnologia che deve condividere l'una con l'altra. E tra l'altro queste sofisticate e costose apparecchiature hanno la naturale propensione ad interferire l'una con l'altra, perché la tecnologia medicale utilizza campi magnetici fortissimi, oppure radiazioni elettromagnetiche molto intense, oppure deve generare scariche elettriche di centinaia di volt, oppure magari misurare tensioni elettriche dell'ordine del decimo di millivolt, quindi un milione di volte di meno. E tutta questa tecnologia deve coesistere nell'ambiente ospedaliero. Per far questo è necessario che ci siano delle figure professionali capaci di far funzionare questa tecnologia senza che interferisca l'una con l'altra. E questo potrebbe essere uno degli sbocchi lavorativi dell'ingegnere biomedico. Da ultimo c'è la possibilità di fare quello che ho la fortuna di fare io, cioè di lavorare in ricerca presso l'università o i centri di ricerca delle aziende. Con questo concludo, vi ringrazio per l'attenzione e vi faccio i miei migliori in bocca al lupo per la vostra scelta. Grazie Simone. E abbiamo ancora un paio di minuti, quindi passerei con calma al collega Matteo Meneghini che ci presenterà l'area di elettronica. E come sempre il collega Simone Del Favolo è disponibile in chat per qualsiasi rispondere a qualunque domanda. Matteo, prego, quando... Ok, cominciamo a condividere lo schermo. Se qualcuno avesse, aspettiamo, giusto per essere in linea con lo schedule, aspettiamo ancora un minuto, se qualcuno magari si collega, è uscito, è particolarmente interessato alla presentazione di Matteo, magari... Se ci fosse qualche domanda, approfittiamo per rispondere nel frattempo. Posso rispondere io alla domanda che chiede con quali lauree si può accedere a bioingegneria? Prego, la laurea magistrale in bioingegneria si accede dalla laurea in ingegneria biomedica, dalla laurea in ingegneria dell'informazione e guardando attentamente il piano di studi, eventualmente anche dalle altre lauree del DEI. E lo stesso dicasi per ingegneria meccanica. È possibile accedere anche da ingegneria meccanica, bisogna avere però un certo numero di crediti, ovviamente bisogna leggere bene gli avvisi di ammissione. Senza nessun problema, sicuramente da ingegneria dell'informazione e da ingegneria biomedica. Benissimo, grazie. Vedo ci sono ancora un paio di domande, ma... aggiungo solo una nota, perché è importante il voto di laurea. Questo è un vincolo abbastanza assolutamente stringente per non solo bioingegneria, ma questo è importante saperlo.
Bene, grazie mille Alessandra. Io passerei, per rimanere in orario come siamo fino ad ora, alla presentazione del collega Meneghini, e poi per le altre domande risponderemo o in chat oppure alla fine. Prego Matteo. Bene, buonasera a tutti. Il mio nome è Matteo Meneghini, sono uno dei docenti che insegna elettronica all'interno del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione. Quindi quello che vorrei fare in questi 10 minuti è raccontarvi perché l'elettronica è una disciplina molto interessante, quali sono gli spunti in termini di ricerca e in termini di formazione che possiamo offrirvi. Cominciamo allora a discutere, come hanno già fatto i colleghi, su cos'è l'elettronica. Allora, abbiamo parlato dell'ingegneria dell'informazione, abbiamo parlato delle magnifiche 5 discipline che vi stiamo raccontando ora, che costituiscono, diciamo, questa ampia area scientifica. Bene, a mio avviso l'elettronica è un po' al centro della rivoluzione, lo è storicamente, nel senso che, se volete, è la prima delle discipline che è nata, insomma, da quando è stato inventato il transistor in poi, ma lo è anche dal punto di vista pratico della vita di tutti i giorni. L'ingegnere elettronico è un ingegnere che ha una formazione tipicamente multidisciplinare, che gli permette di dialogare con gli specialisti delle altre discipline nell'area dell'informazione. Per farvi degli esempi, l'ingegnere elettronico che diciamo sa progettare e studiare hardware e periferiche per l'informatica, ma sa anche studiare dispositivi per la bioingegneria, per esempio, macchine per gli ospedali e così via. Sa studiare e sviluppare sensori, microcontrollori, circuiti per l'automazione e sa lavorare con sistemi di telecomunicazione innovativi. Insomma, tutto questo lo fa grazie al fatto che l'elettronica coniuga, se volete, sia la parte hardware della formazione, quindi i dispositivi fisici, sia anche conoscenze in ambito di sistema, e quindi quelle che chiamiamo conoscenze più soft. Diciamo quindi che, se volete, l'elettronica studia dispositivi e sistemi innovativi per tutte le tecnologie dell'informazione. A chi piace la fisica può pensare che sia il lato applicativo di quella che in università chiamiamo la fisica 2, e se volete, a me piace pensare che sia un po' il motore dell'area ICT, la tecnologia e la disciplina grazie a cui l'Information and Communication Technology stanno in piedi. Un'altra caratteristica, se volete, dell'elettronica è che è una scienza pervasiva. Già da quando eravate nella pancia della mamma, la prima immagine che è stata scattata di voi è stata scattata da un ecografo. E scommetto che il primo gesto che avete fatto questa mattina sia stato accendere lo smartphone. Un insieme di dispositivi e circuiti elettronici sempre più avanzati che permettono ormai di svolgere e tenere alla portata di mano diverse funzioni, insomma, del mondo che ci circonda. Io posso da accendere l'allarme fino a far partire la macchina per far partire il riscaldamento e così via, fino a gestire le fonti di energia rinnovabili. Ma appunto anche che stiamo utilizzando energia, per esempio, sistemi laser, per esempio per il biomedicale, o sistemi per la raccolta di immagini molto avanzate, o che ci occupiamo di industry o home automation, comunque sempre avremo a che fare con dispositivi elettronici. Cosa vuol dire il fatto che l'elettronica sia pervasiva? Beh, da un lato vuol dire sicuramente che ci sono grandi opportunità lavorative. Non esistono aziende di tecnologia che non abbiano al loro interno ingegneri elettronici. Da questo punto di vista, chiaramente, questo è un primo vantaggio. Il secondo, e che è molto interessante, è che l'elettronica, dovendo evolvere in maniera così veloce, si trova anno dopo anno a affrontare sfide tecnologiche sempre più impressionanti, interessanti. Pensate a com'era un telefono 20 anni fa, come un telefono adesso e come sarà un telefono probabilmente tra 5 o 10 anni, questo lo saprete voi quando vi laurerete. Queste sfide tecnologiche sono esattamente quello che tiene vivo l'interesse in noi e in voi, che dovremmo lavorare fino a probabilmente quando avremo un piede nella fossa. Quindi è importante, come ha detto la collega Valcher, riuscire ad avere entusiasmo e, da un altro lato, avere un lavoro che permetta ogni 2 o 3 anni di cambiare focus, di vedere nuove tecnologie. L'elettronica ha letteralmente rivoluzionato alcuni ambiti tecnologici. Abbiamo già citato l'ambito dello smartphone, pensiamo agli hard disk, una volta dispositivi di queste dimensioni magnetici, adesso piccole schede di memoria, ha rivoluzionato il mondo dell'illuminazione, e come abbiamo già visto l'elettronica si sta preparando per rivoluzionare il mondo dell'automotive. E questa è una cosa a cui dovete tenere conto, perché le auto a benzina e gasolio saranno in phase out esattamente nel periodo in cui voi vi starete laureando. Questo creerà notevoli opportunità, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista lavorativo. Ma chiaramente qui in università noi siamo ricercatori, siamo scienziati, quello che ci interessa non è soltanto l'opportunità economica, ma ci interessa anche diciamo avere un piede
ben saldo nell'ambito scientifico. E se volete, quello che a me piace dell'elettronica è che una disciplina ad elevatissimo contenuto scientifico, tant'è che è, se volete, una delle poche discipline ingegneristiche per la quale sono stati assegnati dei premi Nobel strettamente correlati a tematiche nell'ambito dell'elettronica. Alcuni addirittura pensate ancora prima che l'elettronica nascesse. Se pensiamo per esempio al premio Nobel di Einstein, Einstein ha preso il premio Nobel non per la relatività, ma l'ha preso per l'effetto fotoelettrico, un importante fenomeno fisico che ci spiega come la luce interagisce con gli elettroni all'interno dei materiali. Fenomeno necessario e indispensabile per studiare esattamente i materiali che usiamo per l'elettronica, per sviluppare sistemi fotovoltaici avanzati o, se vi piacciono i device, per esempio, creare visori notturni e fotomoltiplicatori. L'elettronica possiamo dire che sia nata però col premio Nobel del 56, quando è stato assegnato il premio Nobel per l'invenzione del transistor. All'epoca di transistor ce n'era uno, adesso ne abbiamo miliardi nei nostri computer, e questo vi dà un'idea di quanta evoluzione tecnologica ci sia. L'elettronica la possiamo immaginare come la nonna delle tecnologie dell'informazione, la tecnologia un po' più vecchia, ma la tecnologia che in realtà piuttosto, invece che invecchiare anno dopo anno, ringiovanisce. Pensate al telefono di 20 anni fa e pensate al telefono di adesso, tutto grazie appunto a innovazione tecnologica. Anno 2000, premio Nobel per l'invenzione del laser a semiconduttore a due studiosi, uno americano e uno russo, e sappiamo che senza laser non avremmo le comunicazioni in fibra che stanno tenendo in piedi anche questa call. 2009, premio Nobel per l'invenzione del CCD, il sensore delle fotocamere che ha creato la rivoluzione, ha reso la fotocamera un dispositivo che può stare nelle nostre tasche. Adesso ne possiamo avere 3 o 4 solo nel nostro smartphone. L'ultimo che voglio citare è il premio Nobel a 3 ricercatori giapponesi nel 2014 per l'invenzione del LED, un dispositivo optoelettronico fondamentale sia nell'ambito biomedicale, sia per le comunicazioni, sia soprattutto per l'illuminazione a elevato risparmio energetico. E cosa ci sarà dopo, questo me lo saprete dire solo voi nel momento in cui vi laureerete. Premi Nobel, persone a panorama di ricerca internazionale sicuramente lontani da Padova, no? Invece non è così. Per esempio qui ci sono stati diversi premi Nobel che sono passati da Padova, tra cui per esempio anche l'inventore della fibra ottica, ma qui voglio citare il premio Nobel Hiroshi Amano, che ha inventato il LED, e qui è ritratto insieme al nostro ex direttore di dipartimento, al direttore attuale e moltissimi ricercatori del gruppo di ricerca di elettronica che hanno avuto la fortuna, anche studenti ci sono in questa foto, di lavorare e sentire le presentazioni di questo docente, grazie al quale abbiamo instaurato collaborazioni scientifiche di altissimo livello. Allora, se vogliamo parlare dell'area di ricerca di cui ci occupiamo qui in Dipartimento e quindi che poi si trasformano anche in aree di didattica avanzata per il nostro percorso di laurea magistrale, beh, sicuramente una sfida che l'elettronica vuole affrontare è quella dell'efficienza energetica, e lo facciamo attraverso una disciplina che si chiama elettronica per l'energia, che si occupa di tante cose, tra cui anche la gestione di reti intelligenti, quelle che chiamiamo smart grid, per gestire in maniera efficiente l'energia prodotta da sorgenti rinnovabili, fonti rinnovabili come possono essere il sole o il vento e fonti tradizionali. Ci occupiamo di nuovi microchip, nuovi circuiti integrati che possono essere utili per esempio per le comunicazioni di nuova generazione 5 o 6G che si stanno studiando adesso, ma anche per sistemi biomedicali, e hanno sempre nuove funzionalità. Ci occupiamo di tecnologie innovative, per esempio immaginate, adesso stiamo lavorando moltissimo su questa che si chiama Silicon Photonics, scommetto che molti di voi non l'hanno conosciuta, ma che molti di voi fra 5 o 6 anni saranno contenti di poter vedere i data center di Google, di Facebook, che trasmettono dati a terabit per secondo anche all'interno del data center e non soltanto sulle reti di comunicazione ad ampia distanza. Studiamo l'elettronica per lo spazio, quindi parliamo di avionica, aerospaziale, e anche quei dispositivi che si chiamano sensori e biosensori, sempre più importanti se vogliamo garantire la nostra sicurezza biologica. Infine ci occupiamo di circuiti digitali, per esempio per reti neurali, quindi diciamo per realizzare e mettere in piedi quella che si chiama l'intelligenza artificiale, senza la quale chiaramente non possiamo immaginare un futuro. Infine ci occupiamo di quelle che si chiamano automotive e domotic, cioè discipline pervasive, onnipresenti, a casa e in auto, e che permetteranno di rivoluzionare la mobilità e la nostra stesso vivere a casa in modo più sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico. Queste sono discipline, e chiaramente queste discipline le studiamo sia dal punto di vista della ricerca, ma anche dal punto di vista della didattica. Parliamo allora della formazione nell'ambito dell'ingegneria elettronica. Beh, come avrete già capito, la formazione nell'ambito dell'ingegneria elettronica è una formazione che deve essere sia di base, parliamo di matematica, fisica, informatica, un elettronico non va da nessuna parte senza questi 3 ingredienti, ma deve essere anche una formazione multidisciplinare. Come vi ho detto, l'elettronico deve saper comunicare e quindi avere competenze nell'ambito dell'automazione, delle telecomunicazioni e del biomedicale, a seconda del percorso che poi vorrà seguire, per esempio nell'ambito dei suoi studi magistrali.
Gli obiettivi formativi chiaramente sono diversi, a seconda che noi parliamo della laurea, quindi il percorso di 3 anni, che vuole formare ingegneri che sono capaci di inserirsi rapidamente nel mondo produttivo oppure di continuare gli studi, quindi una formazione ad ampio spettro. Lo facciamo con un corso che, come vi è stato detto all'inizio, ha solo 120 posti, quindi un numero relativamente ridotto che quindi vi garantisce ampio accesso, per esempio, ai laboratori, una diretta comunicazione con i docenti, ma anche di fatto maggiore interazione con i colleghi. E vi sono diversi insegnamenti con laboratorio proprio per darvi la possibilità di lavorare hands-on, cioè con le mani in pasta, che è quello, una cosa su cui crediamo moltissimo. La formazione poi si continua con la laurea magistrale, in cui uno impara effettivamente a progettare sistemi o hardware o software complessi, interagendo quindi con gli specialisti di altre discipline, quindi formandosi anche in parte rispetto alle materie specifiche delle altre discipline, e poi si può continuare chiaramente facendo il PhD, un dottorato, quindi un'occasione di ricerca avanzata in un contesto internazionale. Chiaramente vi sono diversi ambiti di lavoro, si parla di efficienza energetica, fotovoltaico, sistemi di comunicazione, sistemi wireless, automotive, medicale, insomma tutti gli ambiti nei quali voi sapete che esiste l'elettronica. Se pensiamo alla laurea magistrale, la laurea magistrale è un percorso incredibilmente interessante, dal mio punto di vista almeno, perché propone una formazione completa. Si parte dal microchip con insegnamenti e tematiche relative alla microelettronica fino ad arrivare al sistema. Si parlerà di biochip, si parlerà di fotonica, si parlerà di elettronica per l'energia, come vi ho già detto fondamentale, si parlerà di fotovoltaico, ma anche di automotive, domotica e smart industry. Ce n'è di tutti i gusti, ma questa formazione, come la chiamiamo noi bottom up, vi permette di poter conoscere il problema sia nel nocciolo sia nella prospettiva più ampia, che è fondamentale per delle persone che vogliono approcciarsi al mondo del lavoro. Come lo facciamo? Beh, lo facciamo con un percorso che è in inglese, vi sono solo alcuni esami a scelta in italiano, che per di più sono in italiano perché andiamo a prendere in altri dipartimenti che ancora non stanno erogando la didattica completamente in inglese. C'è una tesi che conta per diversi crediti, 30 CFU su 120, un numero molto grande perché crediamo, vi ho detto, in una formazione teorico-pratica che permette allo studente anche di sperimentare nel pratico. E vi sono 6 indirizzi, che vi cito e basta perché sto per esaurire il tempo, che sono nanoelettronica e fotonica, elettronica per l'energia, progettazione di microchip avanzati, quelli che noi chiamiamo i circuiti integrati avanzati, biomedical and healthcare, elettronica di consumo e domotica e smart industry and automotive. E con questi 6 indirizzi noi riusciamo a coprire la formazione, a fornire esattamente agli studenti la formazione di cui hanno bisogno. C'è poi, se guardate in internet, un video che permette di comprendere nel dettaglio questi indirizzi e a cui vi rimando magari per il futuro, visto che insomma la scelta della laurea magistrale è ancora lontana per voi. In questa brevissima presentazione, in questi 12 minuti, spero di avervi raccontato e convinto che l'elettronica è una disciplina che riesce a accettare le sfide globali come l'efficienza, la sostenibilità, la connettività, le interfacce, la salute. Una disciplina che crea innovazione, ho fatto l'esempio dei premi Nobel, ma si può andare ovviamente oltre. Crea occupazione, nel senso che, vi ho detto, dovunque vi sia un'impresa tecnologica, vi è necessità di conoscenze nell'ambito dell'elettronica e, se volete, è il motore delle tecnologie dell'informazione. È molto interessante vedere che molti articoli di giornale fanno vedere che le industrie sono a caccia di ingegneri elettronici. Questo, diciamo, è un'ottima prospettiva per, appunto, dopo aver concluso gli studi magistrali, che mi auguro molti di voi potranno condurre e svolgere, poter trovare un lavoro o continuare a formarsi con il PhD. Con questo direi che concludo la presentazione. Sono aperto ovviamente a rispondere alle vostre domande. Grazie, grazie Matteo per la presentazione. E anche qui abbiamo un paio di minuti disponibili prima dell'inizio della presentazione successiva, quindi se c'è qualche domanda siamo lieti di rispondere immediatamente. Io, finché non vedo domande, nel frattempo vi segnalo che, come è stato detto già durante la presentazione iniziale, abbiamo un sito lauree.dei.unipd.it. Matteo, visto che hai lo share screen, poi... Stavo togliendo, adesso lo faccio vedere. Dove potete trovare un sacco di informazioni che riguardano tutto quello che vi è stato detto in questa presentazione e a volte di più. Eccolo qui, per esempio ci sono le lauree triennali, ci sono le lauree magistrali, ci sono c'è informazioni riguardo a questo evento di orientamento e quindi ci saranno per esempio caricate la presentazione di oggi,
Ci sono dei video che riguardano le presentazioni delle lauree magistrali e via così, insomma. Quindi potete un po' sbizzarrirvi e trovare tutto quello che volete. Io direi che siamo vicini alle 17.45, quindi chiederei al collega Giorgio Di Nunzio di prepararsi per fare la presentazione, la quarta presentazione dell'area dell'informatica. Ci sono, allora. Ok, quando vuoi, quando mi dici posso iniziare. Guarda, ho perso l'orario preciso, io direi... Sono 44. 44 e... 45, vai pure. Ok, allora buonasera a tutti, sono Giorgio Di Nunzio, uno dei docenti dell'area Ingegneria Informatica e della laurea triennale magistrale Ingegneria Informatica. E in realtà, come abbiamo visto anche osservato dalle vostre domande, è un po' più facile inquadrare l'ingegneria informatica, però ecco, allora ci tengo nuovamente a sottolineare la differenza, visto che molti di voi la chiedono tra informatica e ingegneria informatica. Innanzitutto, la parola chiave iniziale, siamo ingegneri, ingegneria informatica riguarda l'ingegneria, e quindi sebbene la parte della programmazione, anche intesa come area di ricerca, sia fondamentale perché poi arriva alla fine di un progetto, i passi fondamentali sono quelli di approccio al problema, analisi del problema e risoluzione del problema, per cui l'ingegnere informatico è formato per poter risolvere problemi, ovviamente poi risolvendoli con gli strumenti che ha a disposizione, che sono quelli della programmazione. Le attività di ricerca in quest'area si basano principalmente sull'avanzamento delle conoscenze, come avete descritto, sia sulla teoria che la pratica di applicazioni di sistemi di elaborazione delle informazioni. Cosa vuol dire aspetti teorici? Adesso cercherò anche di darvi rapidamente un'idea di quella che può essere una ricerca in area più di area teorica nell'ingegneria informatica. È essenzialmente lo studio di modelli astratti computazionali e classi di problemi, quindi cercare di risolvere problemi prima ancora, o meglio, di valutare anche la complessità di un problema prima ancora di fare qualsiasi tipo di implementazione, e ovviamente anche quello più pratico e progettuale, quello qui, quindi di realizzazione e valutazione di piattaforme informatiche, di sistemi di apprendimento automatico e di gestione e ricerca intelligente su grandi moli di dati. Per cui questi sono veramente alcuni esempi di aree di ricerca che affrontiamo al DEI appunto a vari livelli, e visto che il tempo a disposizione non è moltissimo, volevo raccontarvi un po', partendo dal punto di vista astratto. Questo è semplicemente un modo per farvi vedere come affrontare il problema dell'ordinamento, in questo caso sono segmenti di varia lunghezza, ma potrebbero essere dei numeri, come cercare di affrontare questo problema, quante soluzioni esistono, e da un punto di vista di analisi di calcolo ad alte prestazioni, come riuscire a valutare questi approcci. Per cui esiste tutta un'area di ricerca di calcolo ad alte prestazioni su grandi quantità di dati, che in realtà non valutano semplicemente il costo computazionale, quindi quanto tempo si impiega a fare questo tipo di o affrontare questo tipo di problema e trovare una soluzione, ma anche ad esempio come distribuire il calcolo computazionale su numerosi processori che magari condividono la stessa memoria o gerarchie di memoria. E quindi la selezione di un buon modello astratto è necessaria e fondamentale per trovare un compromesso tra gli obiettivi fondamentali, che sono quelli di usabilità, efficacia e portabilità. E in realtà, se vogliamo, lo possiamo vedere anche da un punto di vista proprio di area di ricerca di machine learning, quindi di addestramento di sistemi che automaticamente riescono a svolgere dei problemi. Avendo a disposizione degli strumenti di analisi del problema a livello teorico, possiamo poi implementare questi sistemi. Quello che vedete qui nella parte alta è una visione un po' astratta di quelle che sono le reti neurali. Molti di voi probabilmente avranno già sentito queste strutture sotto il nome di deep learning, queste reti neurali che, data una certa grande quantità di dati, in questo caso possono essere immagini, vengono addestrate per poter fare qualcosa. In questo caso, nell'immagine sottostante, potete vedere il riconoscimento di elementi, quindi di oggetti all'interno di un'immagine, per poter fare cosa. Poi a questo punto entra in gioco anche un po' la parte di intelligenza artificiale, quindi
ragionare sulla base di quello che si sta osservando, quindi dei dati che si hanno a disposizione. Come si possono utilizzare questi dati? Beh, ad esempio, nella parte di intelligenza artificiale e machine learning applicato alla robotica, oppure insieme alla robotica, dove è necessario, ad esempio, lo sviluppo di algoritmi efficienti, quindi di approcci per poter evitare collisioni. Ad esempio, se c'è un robot che sta lavorando insieme all'umano per un certo task, per un certo obiettivo, fare attenzione attraverso tecniche di riconoscimento visivo a non interagire o non interferire, ad esempio, con gli operai. Per cui anche questioni di sicurezza all'interno delle industrie e anche ricerche da un punto di vista di interfaccia uomo-macchina per cercare di anticipare le intenzioni dell'utente, ad esempio attraverso riconoscimento della lingua, per cui dare istruzioni o sentire dove si trova l'utente o l'operaio all'interno di un certo ambiente. E in questo senso vedere tutto questo complessivamente come sistemi integrati per un'industria avanzata, per cui mettere insieme tecniche di riconoscimento, tecniche di riconoscimento visivo, acustico, per cercare di trovare un'integrazione da un punto di vista industriale. In realtà poi, tornando un po' più dal punto di vista umano, che è altrettanto interessante, l'area di ricerca più multimediale, portata avanti dal Centro Sociologico Computazionale dell'Università di Padova, dove non si fa solo analisi acustica, ma si cerca di, attraverso appunto questa area di ricerca, di facilitare l'inclusione delle persone con disabilità, ad esempio. Quindi un'interazione multimodale per l'apprendimento e il benessere, oppure il dialogo fra varie persone attraverso eventi culturali, eventi multimediali, per cui sfruttare la multimedialità e la parte multimediale più acustica per poter interagire in maniera diversa rispetto a quello che può essere non semplicemente, tra virgolette, una interazione di tipo visivo o testuale. Sempre nell'ambito benessere, rientriamo nella parte dell'analisi dei dati e della biologia computazionale, dove si affronta ad esempio il problema dell'analisi di dati biologici o biomedici, che ovviamente richiedono nuovamente, se ripartiamo dal primo passo che vi avevo raccontato, richiedono modelli di dati astratti e modelli computazionali per capire quanto complesso è affrontare questo problema. Provate a immaginare, ad esempio, per il caso dell'analisi del DNA, si hanno enormi quantità di dati che devono essere analizzate in un tempo ragionevole, per cui c'è anche un aspetto di efficienza computazionale, quindi di rapidità di calcolo, che deve essere tenuta in considerazione per ottenere dei risultati validi. Se pensiamo al sequenziamento del DNA o lo studio della genomica o altri ambiti sempre relativi all'analisi di dati biologici, ovviamente uno dei molteplici obiettivi è quello di trovare delle soluzioni che possano migliorare la qualità della vita. E in questo senso ci possiamo agganciare nel migliorare la qualità della vita, in realtà migliorare la qualità della ricerca, nel senso di riuscire a trovare non tanto, come nel caso precedente, dati o elementi interessanti all'interno di sequenze di DNA, ma trovare dati interessanti, ad esempio, all'interno di grandi collezioni di dati, per cui l'accesso all'informazione con i motori di ricerca che tutti quanti voi conoscete e utilizzate quotidianamente, che tengono in considerazione di moltissimi aspetti personali e di adattamento in base all'utente. Quindi anche in questo caso i motori di ricerca o l'area di ricerca dei motori di ricerca utilizza metodi di apprendimento automatico per poter cercare di anticipare le intenzioni dell'utente oppure interpretare correttamente quelle che sono le intenzioni dell'utente per restituire quello che l'utente sta cercando. E per anticipare quello che l'utente sta cercando, come ultimo esempio di area di ricerca, esistono i sistemi di raccomandazione. Questo è un caso particolare di un negozio online dove vi vengono offerte delle alternative, magari o molto simili o anche molto diverse a tutti i passi che avete fatto precedentemente, in questo caso possono essere acquisti, per poter
diciamo, ovviamente l'obiettivo in questo caso del negozio online è quello di cercare di aumentare il fatturato, quindi cercare di modellare correttamente le vostre intenzioni per poter guadagnare di più. Qui c'è tutta quanto la parte di personalizzazione e anche qui sempre di addestramento automatico che ha dei fondamenti molto molto forti. Tutto questo, arrivando da un punto di vista più didattico, proseguendo dalla laurea triennale, si può arrivare benissimo alla laurea magistrale in computer engineering, che è una delle lauree magistrali che abbiamo completamente in inglese, che è stato pensato su 4 curricula in maniera da diciamo, poter differenziare e venire incontro a quelle che sono le esigenze degli studenti, per cui 4 curricula che sono da una parte intelligenza artificiale e robotica, quindi ragionamento e comportamenti intelligenti in computer e robot, il bioinformatics su problemi computazionali relativi alle scienze della vita, fisica e medicina, il calcolo ad alte prestazioni per l'analisi di grandi quantità di dati e la parte più sul web per la gestione e organizzazione di dati e accesso intelligente all'informazione. La struttura di ciascun curriculum in realtà è suddivisa in 4 parti fondamentali, questa è abbastanza comune, dove ci sono la parte delle competenze di base che sono comuni a tutti quanti i curricula, alcuni insegnamenti obbligatori che si distinguono e si differenziano per ciascun curriculum, che sono diversi sia in numero che in crediti, e insegnamenti a scelta per permettere a ciascuno studente di costruirsi un percorso formativo ad hoc, in aggiunta ovviamente alla tesi all'internship. Per cui vedete che è possibile costruirsi tutto un percorso formativo sulla laurea magistrale che non solo è diviso sui curricula, ma poi permette anche di essere personalizzato anche in maniera dettagliata. Concludo con questa slide che in realtà vi rimanda nuovamente a dei link, alcuni dei quali vi sono stati già dati su per approfondire le aree di ricerca e la laurea magistrale, in particolare su laurea.deiunipd.it, dove potete trovare sia aspetti di sbocchi occupazionali che anche remunerativi, per vedere la percentuale di occupazione dopo 1 o dopo 3 anni all'interno di tutte le lauree, in particolare di ingegneria informatica. Ovviamente senza dimenticare il fatto che questa laurea magistrale vi permette non solo di avere una formazione completa da un punto di vista proprio di sbocchi lavorativi occupazionali in ambito industriale, ma anche da un punto di vista accademico, per cui pensare anche a sbocchi da un punto di vista di prosecuzione di studi sul dottorato di ricerca e proseguire a fare ricerca insieme a noi. Con questo credo di aver concluso i minuti e vi ringrazio. Grazie mille Giorgio. Mentre il collega Stefano Tomasin, professor Tomasin, si prepara per la presentazione per l'ultima presentazione dell'area delle telecomunicazioni e anche per la cyber security, vi ricordo che nel giro di una giornata, credo domani pomeriggio, dovrebbe arrivarvi una mail con un sondaggio che vi chiede alcune domande sulla presentazione di oggi, su questa giornata. Vi chiediamo di compilarlo e di spedirci, diciamo, l'esito. Guardiamo con molta attenzione tutte queste, i vostri feedback, perché cerchiamo continuamente di migliorare questi eventi ed essere sempre più, diciamo, informativi. Quindi ricordatevi di rispondere, vi ringraziamo e vi ringraziamo soprattutto di essere ancora qua dopo tanto tempo. Io chiederei a Stefano di iniziare, anche se manca ancora qualche minuto, ma penso che possiamo tranquillamente bene, stare avanti. Grazie, buonasera e vi ringrazio per appunto essere qui ancora a quest'ora, e allora cercherò di raccontarvi un pochino qual è il contenuto di attività di ricerca e di didattica che facciamo in un'altra area molto importante del nostro dipartimento, in cui ci occupiamo di tecnologie per la comunicazione dell'informazione. Di cosa parliamo? Ma il tema centrale è quello di comunicare l'informazione con una serie di passaggi che sono tutti importanti, 3 diciamo, raccogliendoli un po' sinteticamente. Un primo passaggio è quello di trasformare l'informazione, di elaborarla in modo che sia adatta a essere poi comunicata nei diversi mezzi. Allora, se tradizionalmente questa trasformazione, questa elaborazione dell'informazione era concentrata
sulla elaborazione di, ad esempio, segnali audio e video per poi essere trasmessi. Adesso questa operazione di trasformazione si è notevolmente ampliata e potenziata, perché evidentemente l'informazione ha assunto un ruolo molto più importante, pervasivo, è diventata fondamentale la comunicazione dell'informazione in tutti i settori che avete sentito anche prima di me descritti. Avete sentito come anche l'aspetto di comunicazione è importante per il controllo, per l'elettronica, nell'informatica, eccetera. E quindi questa parte di trasformazione dell'informazione si è anche molto variegata e potenziata. Poi si passa al secondo aspetto, che è quello della trasmissione dell'informazione. E qui evidentemente si aprono tutta una serie di interessanti tematiche di ricerca, e argomenti di studio e attività lavorative che poi evidentemente vi vedranno coinvolti come ingegneri, e che riguardano la trasmissione dell'informazione attraverso i molti mezzi che abbiamo oggi per trasmettere l'informazione, attraverso le onde radio, attraverso le fibre ottiche, attraverso metodi che utilizzano magari questi mezzi di comunicazione ma in maniera innovativa, come ad esempio le comunicazioni quantistiche, che fanno riferimento ad altri principi fisici per la comunicazione dell'informazione. Alcune di queste tecnologie sono molto sotto i nostri occhi e diffuse da tempo, non per questo sono ferme, sono in continuo movimento, in continua evoluzione. È grazie all'evoluzione di queste tecnologie che riusciamo a comunicare sempre più velocemente, in maniera sempre più pervasiva, cioè in ogni luogo e in contesti diversi, e è per questo che nascono anche nuovi concetti, come ad esempio l'Internet delle cose. Internet delle cose, che ci introduce a un po' il terzo aspetto importante del comunicare l'informazione, che è quello di diffondere, come dire, l'informazione via rete, cioè al fatto che la comunicazione non è soltanto un colloquio tra due entità, tra due persone o due oggetti, ma evidentemente è qualcosa che, lo vediamo chiaramente oggi in maniera molto potente attraverso internet, che riguarda gruppi di persone, interazione complessa e complicata di insiemi di persone, di cose che devono interagire tra di loro. Quindi il terzo aspetto è quello della diffusione dell'informazione in rete. Anche qui il concetto di rete è notevolmente evoluto nel tempo, e se fino a pochi anni fa si parlava di internet come dell'esempio principe di rete, adesso l'esempio forse più promettente, futuro, già presente ma sicuramente a grande potenzialità per il futuro, è l'internet delle cose, l'internet of things. E quindi vedete che anche il concetto stesso di internet evolve e cambia, e cambia aspetto. Il parlare, cambiare, passare da internet, come l'abbiamo vista da un po', cioè una rete di computer, all'internet delle cose, non è solo un cambio di terminologia e o dispositivi che sono collegati, ma evidentemente tutta la tecnologia che c'è dietro cambia. Vediamo allora quali sono questi tre pilastri di questa area di ricerca e di studio nel nostro dipartimento, come si snodano appunto un po' più diciamo nel dettaglio. Allora, per quanto riguarda la trasformazione dei segnali, ci sono una serie di riferimenti che qui ho inserito in questa presentazione, giusto per darvi un'idea così di qualche tema di ricerca e di studio che noi affrontiamo. Tutto l'ampio ambito della realtà virtuale, che evidentemente è in grande evoluzione grazie ai diversi dispositivi che sono a disposizione, riguarda la trasformazione delle informazioni, in particolare appunto dell'audio, del video e di quegli aspetti multimediali che sono molto importanti e che pertengono senz'altro a quest'area di studio e di ricerca. La foto che ho messo lì della signora con quel visore tridimensionale sembra molto avveniristica, ma in realtà nei nostri laboratori noi abbiamo di questi dispositivi, li utilizziamo, li studiamo e li utilizziamo in diverse applicazioni di realtà virtuale. Multimedia Forensics, lo studio delle immagini e dei contenuti multimediali ai fini di investigativi,
capire se una foto è stata truccata, capire se un messaggio è originale oppure è stato truccato, quindi sono tutti aspetti che riguardano l'investigazione e l'uso di tecnologie relative alla trasformazione delle immagini o comunque dei contenuti multimediali ai fini di capirne appunto il loro rilievo in ambito legale. L'intelligenza artificiale trova applicazione nella trasformazione delle immagini, ad esempio per il riconoscimento delle immagini, per il riconoscimento dei volti, il riconoscimento automatico delle persone. E poi ci sono tematiche molto importanti come la compressione di audio e video che continuano a evolvere perché evolvono i sistemi di comunicazione, evolvono le applicazioni a cui questi sistemi vengono chiamati e quindi sono una parte importante di questo pilastro della trasformazione dell'informazione. Se ci muoviamo sul secondo pilastro, che è quello della trasmissione dell'informazione, qua troviamo tutta una serie di problematiche relative alla trasmissione via radio, fibra o cavo, non solo di natura tecnologica, hardware, come dire, della fisica di questi oggetti, ma anche di come è possibile generare ed elaborare i segnali, le onde elettromagnetiche, se volete, da un punto di vista fisico, ma poi anche più in generale da un punto di vista matematico, l'elaborazione di questi segnali che devono essere trasmessi, su mezzi di comunicazione tradizionali e nuovi e in contesti che continuano ad evolvere. Pensate ad esempio all'uso di onde millimetriche per i sistemi cellulari che utilizzano altre frequenze e questo porta a tutta una serie di conseguenze perché la propagazione di questi segnali elettromagnetici a frequenze diverse è soggetta a fenomeni diversi e quindi a caratteristiche che sono diverse, per cui anche il modo in cui si comunica deve essere adattato a queste nuove frequenze, quindi è un sistema in continua evoluzione. L'applicazione della trasmissione dell'informazione non è fatta solo per mandare un segnale da un punto ad un altro, ma anche per altre applicazioni, come ad esempio i sistemi di posizionamento, il GPS che usiamo quotidianamente per muoverci. Anche questo funziona, diciamo così, grazie al fatto che c'è un sistema di trasmissione, in questo caso di tipo satellitare, che ci permette di muoverci nei dintorni. Non è finita qua perché c'è un grande interesse, un grande sviluppo di tecnologie per permetterci di posizionarci, di capire dove siamo anche all'interno di edifici, luoghi in cui in questo momento il sistema GPS non entra. È un oggetto di studio da parte di quest'area di ricerca che vi sto presentando in questo momento, le tecniche per il posizionamento di dispositivi e di persone, quindi trovare dove siamo. La sicurezza è un tema trasversale che riguarda senz'altro la trasmissione dell'informazione, ma anche la trasformazione dell'informazione e la sua diffusione su internet, un punto importantissimo. E chiaramente è importante progettare degli aspetti di sicurezza già nella trasformazione, nella trasmissione, nella diffusione dell'informazione stessa, cioè non è la sicurezza qualcosa che può essere aggiunto successivamente, ma quando uno progetta e studia come trasformare, trasmettere e diffondere l'informazione, già deve pensare alle conseguenze della sicurezza, perché se non ci pensa subito, sverniciarci poi sopra una soluzione di sicurezza non è la soluzione giusta. Ho messo come ultimo punto del pilastro della trasmissione la teoria dell'informazione per dire che qua chiaramente lo sguardo è applicativo, qui noi applichiamo la scienza rispetto alle discipline che avete sentito prima, come l'elettronica o l'informatica, qui applichiamo l'elettronica, applichiamo l'informatica in un contesto specifico che è quello della trasformazione, trasmissione e diffusione dell'informazione. Però queste applicazioni hanno dietro non solo ovviamente la fisica che riguarda l'elettronica, la matematica, diciamo, e la logica che riguardano l'informatica, ma anche teorie e modelli matematici specifici come ad esempio la teoria dell'informazione. La teoria dell'informazione parla per l'appunto di come trasformare, trasmettere e diffondere l'informazione e è molto importante per chi vuole studiare quali sono le caratteristiche fondamentali dei sistemi di comunicazione. Si evolve continuamente, utilizza degli strumenti matematici fondamentali ed è anche molto utile perché ci dice qual è il confine oltre il quale, diciamo, non sarà possibile andare, è inutile
cercare nuove soluzioni, perché è un confine, come dire, teoricamente insuperabile. Il terzo pilastro è quello della diffusione dell'informazione, reti in senso ampio, quindi ci viene naturalmente subito in mente internet, internet sia da un punto di vista hardware, diciamo, di connessioni fibre ottiche, wireless e quant'altro, ma anche da un punto di vista software, di cui tutti i protocolli che vengono messi in campo per far funzionare internet. Alcuni di questi protocolli sono già consolidati, altri sono in continua evoluzione. Pensate all'HTTP, all'HTTPS, ai modi in cui trasmettiamo email e altri messaggi. Sono delle cose che stiamo usando, ma che continuano ad evolvere. Evidentemente, se guardiamo come funzionano i siti internet oggi, ad esempio anche le applicazioni sui cellulari e anche le applicazioni di tipo industriale, internet delle cose, hanno dei meccanismi di funzionamento dei protocolli che continuano ad evolvere, che si adattano alle nuove esigenze. Internet delle cose, quindi l'ho già nominata, reti sociali, lo studio delle reti da un punto di vista teorico ci permette anche di affrontare e studiare le reti sociali con tutti gli strumenti di social networking che ci sono oggi che ci permettono, ad esempio, poi di capire quali sono le relazioni tra le persone che compongono il gruppo, la rete sociale, per trarre tutta una serie di conseguenze da queste osservazioni di interrelazioni. Molto importante anche qui è la sicurezza, quindi fondamentale è lo studio della sicurezza, e fondamentale è avere un background teorico, acquisire un background teorico, in questo caso ad esempio nell'ambito della teoria delle code, perché nelle reti spesso le nostre informazioni aspettano in coda di poter essere trasmesse su una fibra ottica o un gradi, eccetera, quindi capire come i nostri pacchetti di informazione si muovono all'interno di una rete è molto importante, e teoria più in generale delle reti, che sono appunto relative a come funzionano le reti da un punto di vista molto teorico, generale, che però naturalmente poi trova delle applicazioni molto interessanti. Quindi questi sono gli ambiti di ricerca di questo settore. Vengono coperti da concetti come l'Information and Communication Technology, cioè in sintesi la tecnologia che sta alla base dello scambio e dell'elaborazione dell'informazione. Trovano applicazioni importanti già citate come internet e multimedia. Quindi dalla tripletta ICT, internet e multimedia, ICT la raccolta delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, internet e multimedia esempi molto importanti, nascono poi tutta una serie di attenzioni del nostro dipartimento per ambiti specifici. Abbiamo diversi laboratori, un laboratorio multimediale, un laboratorio di reti, un laboratorio per la navigazione satellitare, un laboratorio che si occupa di fotonica, quindi diciamo delle fibre ottiche e del loro utilizzo, un laboratorio di antenne, cioè quindi della comunicazione radio, e un laboratorio di Human Data Analytics, cioè di studio del comportamento umano, dei dati che riguardano gli uomini, da cui si possono inferire tutta una serie di informazioni interessanti. Quindi vedete che in questo caso questo ultimo laboratorio, diciamo, fa riferimento alla trasformazione dell'informazione molto lontana semplicemente da audio e video, e qui legata ai dati che riguardano le persone. Da questo trinomio di ICT, internet e multimedia nasce anche un'offerta formativa specifica del nostro dipartimento, che è il Master Degree, la laurea magistrale in ICT for Internet and Multimedia Engineering, abbreviazione MIME, che trovate qui. Si tratta di una laurea magistrale interamente in inglese, la prima laurea magistrale in inglese del nostro dipartimento, che ormai da diversi anni attira studenti da tutto il mondo con una forte vocazione internazionale, la possibilità di fare un double degree, quindi prendersi una doppia laurea qui a Padova e anche a Taiwan oppure a Madrid, internship con aziende locali e internazionali, scambi Erasmus in Europa, Svizzera e anche Taiwan, diciamo Erasmus at large.
Il percorso che uno può fare, che uno studente può fare nella laurea magistrale è molto variegato. Questa mappa metropolitana mostra diverse fermate trovate dalla telemedicina ai database, al machine learning applicato evidentemente all'ambito della comunicazione dell'informazione, neuroscienze, fotonica, teoria dell'informazione, ethical hacking, quindi aspetti anche di sicurezza e così via. Ci sono quattro curricula principali: telecomunicazioni per l'ambito della trasmissione in senso più stretto delle reti, dell'elaborazione dei segnali, delle immagini, quindi telecomunicazioni trovate multimedia e trasmissione, cyber system, elaborazione dell'informazione. Come vi dicevo, questa parte ha preso una rilevanza molto importante, ma anche le reti. In cyber system trovate tutto l'aspetto di reti, photonics, centrata molto sulle tecnologie quantistiche che saranno sicuramente il futuro delle comunicazioni e delle fibre ottiche, e infine life and health, dove la trasmissione dell'informazione e la sua elaborazione è applicata a un campo specifico, quello della vita e della salute, che evidentemente hanno assunto un rilievo molto molto importante e che richiedono delle soluzioni specifiche per la elaborazione e la trasmissione dell'informazione. Si può diventare studenti della laurea magistrale MAIM prevenendo da un qualsiasi percorso triennale del nostro dipartimento. Dopo la laurea, in brevissimo tempo, si può trovare un lavoro, con grande soddisfazione dei nostri studenti che hanno fatto questo percorso, e una fetta non trascurabile, circa un terzo dei nostri studenti, in realtà continua con un percorso di dottorato. E come dire che abbiamo anche delle persone che poi continuano il percorso di studi successivamente. L'altra laurea legata a questi ambiti che offre il nostro dipartimento è la laurea magistrale Master Degree in Cyber Security. Lo scopo in questo caso è quello di formare dei professionisti legati all'ambito della sicurezza, sicurezza che si esplica in tantissime aree: l'area della sicurezza software, hardware, delle reti, dell'internet delle cose, cyber physical systems, sistemi industriali, sistemi di guida autonoma e così via. Come vi dicevo prima, la sicurezza va progettata fin da subito, non si può aggiungere dopo come una sverniciata che aggiungiamo, e quindi tutti gli ambiti che risultano critici per la nostra sicurezza, per la nostra vita, per la nostra privacy, evidentemente sono coinvolti. È una laurea interdisciplinare, infatti è una laurea fatta in collaborazione, cioè assieme al Dipartimento di Matematica, dove ci sono delle competenze appunto importanti, e raccoglie sia aspetti ingegneristici che aspetti, diciamo, più di informatica, più teorici, legati al Dipartimento di Matematica, ma anche contributi dall'ambito psicologico, legale ed economico, perché evidentemente la sicurezza tocca tutta una serie di ambiti che sono importanti e devono essere tenuti in considerazione quando la si studia. È un percorso flessibile, personalizzabile, con tutta questa ricca offerta di contributi da diverse aree scientifiche. Evidentemente è importante scegliere un percorso che faccia al proprio uso e ai propri interessi specificamente. C'è la possibilità di iscriversi all'albo degli ingegneri, quindi è una laurea, come dire, vicino, è una laurea di tipo ingegneristico, infatti fa riferimento anche al nostro dipartimento. Se avete altre curiosità, potete fare riferimento ai due siti internet della laurea magistrale MAIM, della laurea magistrale in Cyber Security. Naturalmente io sono qui anche con dei colleghi di Cyber Security per rispondere a queste domande nei prossimi minuti, e con questo direi che ho concluso. Grazie. Grazie mille professor Tomasin, grazie mille Stefano. Siamo ancora tutti quanti disponibili a rispondere a delle domande. Sappiamo benissimo che è stato un lunghissimo pomeriggio per voi e per noi, e quindi capiamo se siete stanchi e fate un po' fatica a fare delle domande, ma ripeto, siamo disponibili. Vedo per
Stefano, cosa si intende per game theory? Game theory è la teoria dei giochi. Allora, un ambito di studio e di ricerca in cui si studiano quali sono le proprietà dei giochi. Quali giochi? Beh, qualsiasi tipo di gioco. Lo studio è volto a capire, diciamo, come funziona un gioco, quali sono le migliori strategie per vincere, se ci sono delle situazioni di equilibrio, cioè ci sono state anche un'importante, diciamo, disciplina che ha trovato applicazione in moltissimi ambiti, anche economici. Ci sono stati anche dei premi Nobel che sono stati assegnati proprio per la teoria dei giochi, e nel nostro caso, diciamo, la teoria dei giochi viene principalmente applicata agli aspetti della comunicazione e della trasmissione dell'informazione. Quando ci sono più persone che vogliono parlare, che vogliono ad esempio utilizzare una rete, allora capire come potremmo impostare l'interazione tra queste persone in modo che si disturbino troppo a vicenda, questo può essere impostato ad esempio come un gioco, e quindi lo studio di un approccio di questo tipo con la teoria dei giochi evidentemente permette di trovare delle soluzioni molto interessanti. Grazie Stefano, io ti chiedo di continuare sulla... sempre a te o Mauro, che non so se sia ancora disponibile. Ci sono ancora un paio di domande che riguardano: uno, quali siano i corsi di laurea triennali migliori per accedere a queste magistrali che hai appena presentato, e poi c'è una domanda più specifica su cyber security, se vi occupate solamente di difesa o anche di attacco. Allora, per quanto riguarda i corsi di laurea migliori, l'apertura è totale, nel senso che evidentemente con diversi percorsi triennali uno può avere delle competenze più specifiche in alcune aree o in altre. Come è stato detto, la laurea in ingegneria dell'informazione è quella con un respiro un po' più ampio, diciamo, e quindi potrebbe essere una buona soluzione, ma in realtà se uno è interessato, diciamo, principalmente ad aspetti o a fare una triennale che è molto più concentrata su aspetti, che ne so, di elettronica o di informatica, o puoi comunque accedere alla laurea magistrale in ICT for Internet e Multimedia, o proseguendo, diciamo, con tematiche che sono legate ad aspetti hardware, software, eccetera, ovviamente poi calati nel mondo delle comunicazioni, oppure anche diversificandosi, i prerequisiti, diciamo, sono tali per cui, provenendo da qualsiasi laurea triennale del nostro dipartimento, uno può affrontare tranquillamente la laurea magistrale. Per quanto riguarda la seconda domanda di difesa e attacchi, ma ovviamente lo studio della sicurezza è un continuo gioco, diciamo, tra l'attaccante e il difensore. Non si può studiare un sistema di sicurezza solo da uno dei due punti di vista, e quindi sicuramente entrambi gli aspetti sono considerati. Grazie mille. Rispondo io una domanda sulla possibilità di vedere questo evento, ma ho visto che è sparita, comunque lo segnalo a tutti quanti. L'evento è registrato e il link alla registrazione sarà disponibile, e ovviamente saranno disponibili anche le slide che sono state presentate sempre sul sito Lauree. Ovviamente dico anche che questa sessione di Q&A è per tutte le lauree magistrali, quindi anche se avete domande su tutte le precedenti presentazioni siamo disponibili. Chi è sparita perché ho risposto io, Alessandro, ho messo anche il link al canale YouTube del DEM. Sì, benissimo, grazie. Carlo, rispondi tu alla domanda sulle immatricolazioni? Ma chiedo a uno, c'è qualcuno nella segreteria? Se siete più aggiornati di me. Carlo, vuoi rispondere tu, Andrea? Sì, se vuoi rispondo io. Le immatricolazioni alle lauree magistrali si aprono tipicamente verso settembre di ogni anno, e sono possibili fino a febbraio dell'anno successivo, quindi sono a cavallo della fine dell'anno solare,
e si possono immatricolare quelli che conseguono la laurea triennale entro l'anno solare di apertura delle immatricolazioni. Quindi chi si vorrà immatricolare nel 2021 o a cavallo tra 2021 e 2022 dovrà conseguire il titolo triennale entro il 31 dicembre del 2021. Grazie, grazie Andrea. Scusa, questa è la regola ovviamente ad oggi. Se la domanda viene da chi ha invece ancora il percorso triennale da svolgere, fra 3 anni vedremo, insomma, che non è detto che la regola rimarrà costante. Allora vediamo. Sto guardando se ci sono ancora domande da YouTube. Sara, vedo che tu le stai girando, ma non... mi pare ci sia altro. No, confermo, non ci sono altre domande, Alessandro. Ok. Però qui vedo una domanda sulla bioingegneria. Anzi. Alessandra, vuoi rispondere tu? Sì, beh, è una domanda estremamente specifica, direi che dipende a che livello si vuole fare, nell'ambito dentistico significa tutto e nulla, chiaramente nella parte della protesica, quindi quella che si va a ricostruire tutto l'ambito della nostra configurazione dentale, è un ambito in cui si lavora, vi ripeto, soprattutto in ambiti così specialistici con la magistrale. Grazie. Va bene, io direi che se non vedo altre domande nei prossimi paio di minuti possiamo chiudere questo evento. Noi speriamo ovviamente di avervi dato un sacco di informazioni utili per scegliere con consapevolezza il vostro percorso di studi. Vi chiedo ancora di riempire il questionario di feedback che ovviamente teniamo per il futuro e cerchiamo sempre di migliorare questi eventi. E, come qualcuno ha detto, seguite il cuore, insomma, scegliete qualcosa che vi piace, che vi appassiona, dovete starci qui dentro 3 anni o 5 se farete anche la magistrale ed è importante che seguiate un percorso che vi possa stimolare anche in termini di passione personale. Quindi credo sia importante, non so se i miei colleghi vogliono aggiungere qualcosina, altrimenti diciamo vi saluto, vi ringrazio e un grosso in bocca al lupo per la vostra scelta. Bocca al lupo a tutti, quindi. Arrivederci, grazie dell'attenzione. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci a tutti.